personaggio, una personalità dalla cifra eclettica, perché ha avuto un pensiero filosofico, un pensiero giuridico e un'attività pratica, perché è stato anche un grande amministratore, un grande uomo di governo, ministro degli esteri, che rappresentò il paese, diciamo, importante rappresentante della sinistra, diciamo, all'interno del Parlamento. E da questo punto di vista, diciamo, in sostanza abbiamo di fronte un personaggio a tutto campo. Egli fu eletto dapprima deputato nel Parlamento del Regno delle Due Sicilie e in seguito deputato nel Parlamento italiano. Ricoprì l'incarico di ministro della Pubblica Istruzione, di ministro della Giustizia e di ministro degli Esteri. Occupò contemporaneamente la cattedra di diritto internazionale dell'Università di Roma e divenne il primo presidente dell'Istituto di Droit International. La sua attività lo vide impegnato anche nel processo di codificazione in materia civile e commerciale. Vedete, quindi una figura a tutto campo, un giureconsulto pratico ma che non sconosce il valore della dimensione teoretica, un giureconsulto dotato di un'idea complessiva, unitaria della scienza giuridica. Poiché però siamo in Consiglio di Stato e quindi siamo nella casa di quella che oggi noi consideriamo il sistema italiano di giustizia amministrativa, forse per noi è più facile iniziare tornando al 1864, cioè al dibattito preparatorio, diciamo, sulla quella che era, che è stata sostanzialmente quella che sarà la futura legge di unificazione. La legge 20 marzo 1865, sarà l'allegato che poi ci interesserà vicino. Della legge di unificazione sono stati recentemente ricordati i 150 anni e quella legge di unificazione aveva un grandissimo compito, un compito che ha svolto egregiamente, era il compito di unificare il paese attraverso l'amministrazione. Un paese che veniva dall'unità, l'unità era degli anni 60, del 61, che è un paese diverso, diviso, fatto da dimensioni sostanzialmente diverse, realtà economiche estremamente diverse, il nord industrializzato, il sud agricolo, e ecco, tutto questo si cercò di mettere insieme in un coacervo che veniva strutturato attraverso queste grandi leggi di unificazione e attraverso l'azione di unificazione sostanzialmente che queste leggi svolgevano. Naturalmente questo comportò la necessità, come poi più là dirà Santi Romano, di fare una scelta sul diritto del nostro paese. Che cosa doveva essere il diritto dopo l'unificazione? Doveva essere uno zibaldone dei diritti, diciamo, degli stati che avevano preceduto sostanzialmente l'esperienza dell'unità, una sorta di diritto patchwork che metteva insieme queste esperienze giuridiche. La scelta fu quella di invece di legare l'esperienza del nuovo Stato ad un nuovo diritto. Un nuovo diritto che facesse appunto dello Stato, dice appunto, Santi Romano, il centro motore di questa unificazione. In quegli anni vi furono anche le leggi di unificazione dell'istruzione, diciamo, no? L'istruzione pubblica fu assunta progressivamente come funzione nazionale, fu superato quell'approccio locale che era indicato, che era quello tradizionale del nostro ordinamento. E voi capite che quindi questo dibattito sulla giurisdizione non era un dibattito astratto, ma era un dibattito che si inseriva sostanzialmente su una questione centrale, proprio perché è l'amministrazione lo strumento con cui bisogna unificare la società, bisogna fare questa grande operazione di unificazione. È possibile che questa amministrazione rimanga al di fuori di un sindacato giurisdizionale, al di fuori di un controllo giurisdizionale, proprio quando entra nella carne viva del cittadino, che è quella, diciamo, di quest'opera di unificazione, si pone più forte, più importante sostanzialmente la questione della sottoposizione alla giurisdizione di almeno una parte della attività amministrativa. Quel che è certo è che comunque che l'idea della legge di unificazione portava con sé l'idea di una cesura, di uno stacco, diciamo, che fosse testimonianza e strumento del cambiamento diverso che la storia del paese aveva dato.
E allo stesso tempo Mancini recupera questa indicazione, questa esigenza nel rivendicare la soluzione del superamento del contenzioso amministrativo a favore della giurisdizione unica. Il dibattito sull'abolizione del contenzioso amministrativo era già iniziato nel Regno di Sardegna nel 1850 con la presentazione del progetto Galvagno, ma trova una, diciamo, come dire, una soluzione diciamo non nazionale, anche qui ci si ispira a una soluzione attuale, la Costituzione belga, gli articoli 92 e 93 della Costituzione belga, che diciamo, anziché in sostanza ispirarsi al sistema francese, fanno la scelta della giurisdizione unica come scelta di tipo liberale. Poi tutti sapete che negli anni successivi la giurisdizione belga verrà cambiata e la giurisdizione belga ritornerà al modello francese, segno anche forse della difficoltà che accanto il sistema della giurisdizione unica aveva riconosciuto, diciamo, aveva conosciuto non solo in, appunto in Belgio, ma conoscerà anche un po' anche in Italia. L'esigenza qual era? Era quella di disegnare con chiarezza un'architettura istituzionale di stampo liberale, ispirata al principio di separazione dei poteri, che tutelasse pienamente il diritto del cittadino. È noto a tutti il dibattito e la frase per cui nei manuali, nei libri di diritto amministrativo viene ricordato Pasquale Stanislao Mancini. Ma due profili sono importanti. Quando viene avanzata l'idea di riservare maggiori garanzie all'amministrazione, rivedendo il testo dell'articolo 3 di quello che poi diventerà l'allegato E alla legge 20 marzo 1865 numero 2248, Mancini si oppose ed evitò a ogni possibile emendamento, affermando con chiarezza che non è questa la legge in cui dobbiamo o possiamo occuparci delle garanzie dell'amministrazione pura. Qui c'è tutto il pensiero di Mancini. La legge di cui ci stiamo occupando, la legge abolitiva del contenzioso, non è una legge sulla garanzia della pubblica amministrazione, è sulla garanzia degli spazi dell'amministrazione nei confronti, diciamo, della società, nei confronti della giurisdizione. Ma è la legge che si occupa delle garanzie del cittadino. Qui torna col riferimento all'amministrazione pura, cioè a quella che secondo la tradizione era l'amministrazione non contenziosa, che non faceva parte sostanzialmente di quelli attribuiti agli organi del contenzioso amministrativo e che in sostanza vedeva più ampia, più forte lo spazio dedicato all'amministrazione, anche perché il principio di legalità non veniva allora declinato come avverrà dopo a seguito dell'introduzione della Carta Costituzionale. La posizione di Mancini si rifaceva a una posizione, se volete, tradizionale nel dibattito, che era quella di De Broglie, che in un celebre articolo apparso sulla Revue Française diceva che occorreva dapprima rivendicare l'indipendenza della giurisdizione dall'amministrazione e poi, semmai, occuparsi di quelle che dovevano essere le garanzie della la libertà e la garanzia che doveva accompagnare l'amministrazione. Era significativo che De Broglie accompagnasse a questo modo di pensare una distinzione, la distinzione fra il cosiddetto rilevante giuridico che doveva costituire oggetto di amministrazione contenziosa e quindi poi di tutela giurisdizionale, e l'irrilevante giuridico che invece avrebbe dovuto costituire oggetto soltanto di amministrazione pura, nella quale cioè l'amministrazione agiva senza la presenza di un vincolo legislativo. È ovvio che questa visione non sarebbe compatibile oggi con le costituzioni moderne ispirate al principio di legalità. È in quest'ottica che va riletta la luce la famosa affermazione di Mancini nel corso del dibattito parlamentare sull'allegato 3, all'articolo 3 dell'allegato E alla legge abolitrice del contenzioso. Sia pure che questo cittadino sia stato ferito, e forse gravemente, nei propri interessi, che perciò che cosa ha sofferto in tutte le ipotesi testé decorse? Semplicemente una lesione degli interessi. Ebbene, che si rassegni. Questa frase, in sostanza, che viene sostanzialmente indicata come una frase di indifferenza nei confronti della tutela giurisdizionale dei nuovi interessi dell'amministrazione, in realtà sostanzialmente, diciamo così,
cercava di tutelare sostanzialmente la posizione giuridica del cittadino lì dove veniva riconosciuto lo spazio al cittadino, in questa amministrazione contenziosa, ma non cercava di negare sostanzialmente, diciamo, la possibilità. C'è stata quindi una lettura in qualche modo non del tutto coerente con la storia del personaggio di questo cranio. Certo è però che obiettivamente amministrazione contenziosa o amministrazione pura, i fatti che vennero dopo dimostrarono come ci fosse un'esigenza, diciamo, di tutela giurisdizionale, di tutela che poi si scoprirà essere una tutela giurisdizionale per quell'amministrazione pura, quell'amministrazione non sottoposta alla legge, ed è su questo spazio che nascerà poi nel 1889 la quarta sezione del Consiglio di Stato, la cui attività verrà nel 1907 riconosciuta come attività giurisdizionale in occasione dell'istituzione della quinta sezione. In quel caso Mancini si occupava di interessi, di posizioni giuridiche soggettive che non erano state nemmeno teorizzate. La teoria dell'interesse legittimo allora non era una teoria che era stata formulata e che esisteva. La battaglia di Mancini fu dunque quella di contribuire alla creazione di una nazione moderna, scegliendo uno strumento moderno come veniva intesa la giurisdizione ordinaria per la soluzione delle controversie giuridiche tra cittadino e amministrazione, abbandonando il modello superato del contenzioso amministrativo, un contenzioso che, come voi sappiamo, non aveva la garanzia della giurisdizione, ancorché avesse, diciamo così, generato organi collegiali all'interno della stessa amministrazione. La scelta per la giurisdizione unica fu quindi la prima scelta liberale della giustizia amministrativa, con la quale si contribuì a creare il principio di separazione dei poteri e affermare l'idea di un sindacato sull'attività amministrativa, un accentramento in capo alla giurisdizione, e qui non importa se dire ordinario o amministrativo, ma in capo alla giurisdizione delle controversie giuridiche tra cittadino e potere pubblico. Anche qui la posizione di Mancini, quella che fu fatta propria dalla legge abolitiva del contenzioso, fu quella di trovare un punto di equilibrio tra la garanzia del cittadino e quella dell'amministrazione. È per questa ragione che io dico che il Consiglio di Stato è debitore anche a Pasquale Stanislao Mancini, perché Pasquale Stanislao Mancini sta all'origine di quel sistema che poi si evolverà nel sistema del 1889, ma è un sistema che sostanzialmente non sarebbe stato tale se in sostanza non ci fosse stata questa presa di posizione forte che avrebbe condotto, come poi è avvenuto, all'abolizione piena del contenzioso amministrativo. Il contributo di Mancini alla costruzione della giustizia amministrativa non si fermò però a questo dibattito, perché, diciamo, come dire, continuò oltre. L'occasione venne data dal primo congresso giuridico italiano del 1872, che nel difendere la scelta operata nel 1865 introdusse delle notazioni critiche sulla, diciamo, identificazione in capo al Consiglio di Stato del ruolo di giudice dei conflitti, di arbitro dei conflitti, e diede luogo poi al cambiamento che porterà alla legge Crispi del 1877, con la quale la Corte di Cassazione di Roma, allora voi ricordate la Corte di Cassazione erano 5, la Corte di Cassazione di Roma diventerà sostanzialmente giudice dei conflitti. I successivi sviluppi, quelli successivi al 77, fanno parte dell'ulteriore storia della giustizia amministrativa e sono segnati probabilmente dal fallimento della Corte di Cassazione di Roma come organo capace sostanzialmente di operare effettivamente da una parte questo riparto della giurisdizione, dall'altra questa piena tutela del cittadino. La giurisprudenza della Corte di Cassazione romana fu spesso più timida di quella del giudice amministrativo rispetto al Consiglio di Stato, rispetto, diciamo, al potere pubblico. Fu poi l'epoca del germanismo amministrativo e delle proposte di Silvio Spaventa che portarono poi, come tutti voi sapete, alla legge Crispi del 1889 con la creazione della quarta sezione del Consiglio di Stato. Ma la quarta sezione del Consiglio di Stato nasce su una storia feconda che trova al proprio inizio l'attività e il pensiero e l'impegno politico-istituzionale di Pasquale Stanislao Mancini. Tutto questo che ho detto fino adesso, vi
vi assicuro che vado verso la conclusione, non ci esime dal non ricordare gli altri aspetti, diciamo, che hanno caratterizzato, almeno alcuni degli altri aspetti che hanno caratterizzato l'opera, la figura multiforme di Pasquale Stanislao Mancini. Innanzitutto quella di fondatore del diritto internazionale privato. È impossibile in questa sede illustrare compiutamente il suo approccio teorico, si può solo ricordare che i tre principi fondamentali del sistema del diritto internazionale privato per Mancini erano il principio di nazionalità, il principio legato all'ordine pubblico territoriale come espressione della sovranità degli Stati ed infine l'autonomia delle parti. In sostanza, questi tre principi rappresentavano anche queste un punto di equilibrio tra le esigenze della collettività e le esigenze della persona, le esigenze del cittadino. Il principio di nazionalità viene inteso nel senso che ogni individuo nei suoi rapporti personali deve essere sottoposto al diritto della sua patria di origine. L'ordine pubblico incide, secondo Mancini, non solo su quei principi che tutelano la pubblica utilitas, ma anche su quelli che proteggono la libertà del singolo individuo. Questo è estremamente importante perché è una ragione di un ordine pubblico, come dire, proteggere la libertà dell'individuo. Dirò alla fine che troviamo anche oggi una eco importante in senso garantista di questa posizione. Negli affari privati, invece, lo spazio doveva essere dato pienamente all'autonomia delle parti. È noto per gli studiosi di diritto internazionale privato che il criterio della cittadinanza fu abbandonato a favore dell'idea dell'uguale trattamento tra cittadino e straniero per abbrattere le discriminazioni previste dalle norme sul trattamento degli stranieri. Oggi però il nostro ordinamento recupera quest'idea di equilibrio fra nazionalità e sovranità quale previsibile bilanciamento fondamento del bilanciamento tra sovranità e tutela dei diritti umani. C'è una sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato, abbastanza recente, che io ho ricordato anche nella mia relazione introduttiva qualche giorno fa, che in sostanza ha previsto una deroga al principio del primo Stato come Stato competente, diciamo così, per i rimpatri e i rientri, tutte le volte che questo primo Stato non dia garanzie sufficienti dal punto di vista del diritto umano. Non a caso quella decisione si riferiva all'esperienza dell'Ungheria, che voi sapete essere sostanzialmente in questo momento una delle esperienze più travagliate nel rapporto con la questione dell'immigrazione. Ecco, in questo forse possiamo trovare un eco contemporaneo, un eco moderno del pensiero di Pasquale Stanislao Mancini. Questa idea di poi di unificazione del reale e del teorico ritorna prepotente in Mancini anche nelle soluzioni che egli riconosce alle questioni giuridiche e in particolare nel ruolo che egli attribuisce alla filosofia del diritto come scienza in grado di ispirare e tenere insieme, costituire il tessuto connettivo di tutte le manifestazioni dei fenomeni giuridici. Mancini ha chiarissima l'idea delle importanti trasformazioni che riguardano il suo tempo. Oggi diciamo che noi viviamo trasformazioni sostanzialmente tumultuose, viviamo nell'epoca del diritto globale, ma se ci mettessimo gli occhiali del tempo di Mancini probabilmente saremmo in qualche modo immersi in un forte periodo di trasformazione. Nel pensiero di Mancini l'evoluzione dell'elemento giuridico conosce tre importanti fasi. La fase sociale, quella delle leggi positive e quella scientifica. Rispetto alla fase sociale, Mancini individua nel suo tempo, nel quale si è giunti sostanzialmente allo sviluppo del commercio e delle industrie, la fase fondamentale, il momento fondamentale. È lì che si compie pienamente questa fase sociale del diritto che ha bisogno di essere sistemata. La seconda, quella delle leggi positive, è quella della sostituzione di leggi frammentarie e farraginose con una legge, con un processo sostanzialmente legislativo più coerente. Richiama quindi l'idea di codificazione, è l'idea che anche oggi viene considerata come un'idea importante per far fronte a questo, come dire, eccesso di produzione normativa, l'eccesso di stock normativo che abbiamo di fronte. La terza fase, quella scientifica, è quella in cui diciamo, il pensiero giuridico si apre all'esterno,
quella in cui si istituiscono nuove facoltà giuridiche e si diffonde nell'università l'insegnamento di Pasquale, l'insegnamento della filosofia del diritto. Nella filosofia del diritto Pasquale Stanislao Mancini ricorda, diciamo, che il diritto è cosa diversa dalla morale. La morale è ispirata solo alla giustizia, il diritto è ispirato anch'esso alla giustizia, ma deve tenere anche conto dei principi dell'utilità. Da questo, se si volesse trovare, diciamo, evoluzione medievale, un modo medievale di esprimere questo pensiero di Mancini, si dovrebbe recuperare quella dimensione degli scolastici che dicevano che il diritto è una scienza intellettualmente pratica, cioè che ha bisogno di un approccio intellettuale, ma che poi deve tradursi in strumenti concreti che mirano a modificare la realtà. Io credo di avervi anche intrattenuto fin troppo, ma volevo salutare anche a nome dell'istituto che ho la fortuna di presiedere Pasquale Stanislao Mancini e il suo pensiero, e mi piace ultimare questo incontro cercando di capire quali sono le ragioni sostanzialmente, quali possono essere oggi le ragioni di contemporaneità, di attualità di Pasquale Stanislao Mancini. Io penso che questo pensiero, che pure è legato a un'esperienza storica precisa, l'abolizione del contenzioso amministrativo, ha anche oggi degli elementi fecondi, sostanzialmente, che ci possono ispirare, anzi direi ci debbono ispirare ancora oggi. Innanzitutto la necessità assoluta di sottoporre l'azione amministrativa alla tutela giurisdizionale. Non è, fuori luogo ricordare questa necessità alla tutela giurisdizionale oggi, quando talvolta, i nostri tempi, accanto all'esigenza di una tutela rapida ed efficiente, esprimono anche un qualche fastidio per il sindacato giurisdizionale, per la necessità del sindacato giurisdizionale. A chi esprime queste cose vorrei ricordare Weber, da una parte, che ricordava che non esiste sistema, capitalista o socialista che sia, che possa fare a meno di due elementi importanti: un'amministrazione che funziona e una giustizia efficiente, capace di essere tale. In secondo luogo, sostanzialmente, il ruolo della giurisprudenza. Mancini dice che la giurisprudenza è quella che traduce sostanzialmente nel concreto queste dimensioni che vengono alla mente. Anche oggi noi conosciamo, proprio nell'epoca della globalizzazione, del diritto globale, un nuovo ruolo della giurisprudenza e un nuovo ruolo anche del contratto. Contratto e giurisprudenza sono le fonti che in qualche modo incidono su quelle che sono le fonti tradizionali. Una studiosa importante come Maria Rosaria Ferrarese parla appunto di governance giurisprudenziale, per spiegare qual è il sistema, diciamo, complessivo del diritto, non solo nei sistemi di common law, ma anche ormai nei sistemi di civil law. Il terzo riferimento riguarda sostanzialmente i diritti umani e la garanzia giurisdizionale. Oggi la questione dei diritti umani ci pone sempre più forte la questione della garanzia giurisdizionale, e ci pone la questione della garanzia giurisdizionale non solo nei confronti di quelli che vengono, secondo il nostro modo interno di vedere, vengono chiamati diritti fondamentali, ma secondo tutte quelle situazioni giuridiche soggettive che sono fondamentali, come appunto sono fondamentali quelle che riguardano i grandi servizi pubblici, l'attuazione dei diritti di cittadinanza. Quindi non solo diritti fondamentali nel senso di puri diritti, ma situazioni complessive giuridiche fondamentali a cui i giudici ordinari o amministrativi che siano debbono dare tutela. La quarta è l'idea della codificazione. Oggi, come dicevo poc'anzi, riespunta prepotentemente la necessità di porre ordine, in un sistema di legislazione confusa, di legislazione contraddittoria, recuperando, l'esperienza della codificazione. Noi non abbiamo gli strumenti di diritto costituzionale che hanno i francesi, non abbiamo la codificazione a diritto costante, però abbiamo degli spazi che anche a disciplina invariata esistono per recuperare elementi di codificazione. In questo il Consiglio di Stato nel passato ha dato un contributo importante, e un contributo di questo genere potrebbe essere dato oggi. Al di là di questo aspetto, in sostanza è importante che questo processo di codificazione venga ripreso, e non è a caso che Pasquale Stanislao Mancini
che diceva che la codificazione era il senso profondo, diciamo, di questa dimensione del diritto come diritto pratico. Ed infine, diciamo, questa sua attenzione, l'attenzione di Mancini alla filosofia del diritto. Io mi permetto di reinterpretare questa, diciamo, questa sua predilezione, e la tradurrei oggi in questo modo, come un'attenzione che ci vuole mostrare l'insufficienza del positivismo giuridico. Il positivismo giuridico è importante, ma è uno dei momenti, non è quello che, diciamo, come dire, esaurisce sostanzialmente questa realtà. Il positivismo giuridico, quindi Pasquale Stanislao Mancini, attraverso questo suo riferirsi alla filosofia del diritto, diciamo, ha in qualche modo ci riporta all'idea che il giurista non deve essere un tecnologo, non deve fermarsi alla dimensione tecnologica, ma deve superare. A me personalmente mi hanno ricordato, e con questo veramente finisco, le parole di un grande studioso di qualche decennio fa, Feliciano Benvenuti, che parlando della scienza del diritto e parlando del giurista diceva così: chi si limitasse ad una pura esegesi degli ordinamenti non farebbe opera di giurista nel senso più alto dell'espressione, ma solo eserciterebbe una tecnica che, per quanto raffinata, non può mai considerarsi idonea alla comprensione e attuazione di un sistema che è generale. Ma chi è chiamato a fare opera di giurista e perciò a figurarsi un sistema generale corre i rischi che sono proprio di impegno personale, e cioè i rischi della propria verità. Ecco, vorrei dire che la verità, secondo me, più forte di Mancini è questo ricordarci che noi facciamo norme, produciamo norme, ma che queste norme hanno un'anima, e questa un'anima, quest'anima noi dobbiamo sapere interpretare, capire e promuovere. Grazie. Non so se mi sono dilungato troppo, ma mi sembrava giusto dare a Pasquale Stanislao Mancini il contributo e il riconoscimento che gli era proprio. Vorrei adesso dare la parola a Filippo Padroni Griffi, presidente aggiunto del Consiglio di Stato, che prende la parola come direttore dell'Ufficio Studi del Consiglio di Stato, che ha avuto un ruolo importante nella organizzazione anche di questo documento. Prego. Grazie Presidente. Ringrazio il comitato Pasquale Stanislao Mancini, che credo sia un'iniziativa molto importante, quindi per noi è importante anche portare il saluto dell'Ufficio Studi del Consiglio di Stato per questa riflessione che è culturale e non solo giuridica su un uomo che non era solo un giurista. Lui è stato, come voi tutti sapete, un esponente di spicco tra gli intellettuali meridionali che diedero un contributo fondamentale al processo di unificazione nazionale, sia sul piano politico, perché lui fu un liberale convinto e fu costretto all'esilio dopo il fallimento dei moti del 48, sia sul piano più strettamente giuridico, in quanto, come ricordava anche il Presidente, lui è presente sempre nei momenti più significativi della riflessione giuridica a cavallo dell'Unità d'Italia, e ha un ruolo importante nella codificazione civilistica del 65. Ha un ruolo importante nella estensione al territorio nazionale del codice sardo in via provvisoria, soprattutto ha un ruolo molto importante, come sappiamo, nella legislazione dell'unificazione del 65. Lui tra l'altro è tra i primi esponenti, direi in ordine di tempo, della tradizione della scuola giuridica napoletana, scuola che fiorisce nelle monarchie preunitarie. E ha esponenti di rilievo, penso a Manna, a Pisanelli, ad Antonio Scialoia, che avrà i bigoni in personaggi al calibro di Emanuele Gianturco, di cui parlavamo prima con Giampaolo D'Andrea. È una tradizione questa che vede riunite spesso nella medesima persona le figure di grande avvocato, di amministratore, di giudice, di consigliere di Stato, di uomo di governo e talvolta anche di storico, filosofo o letterato. Una sorta di contaminazione di esperienze e conoscenze che fece non poco storcere il naso a qualche scienziato, penso a Savigny, il quale questa contaminazione appariva sintomo di una profonda decadenza della scienza e dell'insegnamento giuridico in Italia nella prima metà dell'Ottocento.
Lui, al pari di altri giuristi, frequenta poco l'università quando si trasferisce a Napoli da Castelbaronia, perché frequenta la scuola privata dell'abate Furiati. Anche questa era un po' una tradizione giuridica a Napoli all'epoca, una forte presenza nella formazione giuridica delle scuole private, e lo stesso Pasquale Stanislao Mancini, che poi dopo ad aprirne lui una. E poi frequenta lo studio di Giuseppe Carlo Coelho, e anche questo studio professionale, studio legale, e anche questo evidentemente è significativo sulla sua formazione. Ricordava prima che lui ha un ruolo di rilievo nella teoria generale del diritto e della politica, con questa concezione un po' romantica dello Stato fondata sull'idea della nazionalità ovviamente quella dei romantici, quindi una nazionalità non chiusa in se stesso, ma legata ad un vincolo di solidarietà tra le nazioni europee. In questo lui si distaccava non poco da quella idea di matrice hegeliana che invece era molto diffusa tra i napoletani e lui a Torino, e di lui è stato detto, secondo me molto bene, che lui non credeva nello Stato etico hegeliano, ma nell'etica nello Stato. E, ci sono gli atti, negli atti del convegno di Ariano Irpino dell'88, curati dal professore Zecchino per la guida editori, c'è un saggio di Giulio Chiodi che pone a raffronto Mancini e Spaventa, aggiungendoci Minghetti, potremmo dire quello che Chiodi stesso definisce la terna storica della vicenda della giustizia amministrativa in Italia. Le due personalità di Mancini e Spaventa sono tra loro molto diverse, anche nello stile politico. Però quello che maggiormente rileva, direi, in questo palazzo è proprio questa convergenza e questa comune battaglia, seppure con approcci quasi antitetici, per la tutela del cittadino nei confronti del potere pubblico e quindi dell'amministrazione. Le loro diverse concezioni dello Stato, pluralista e parlamentarista quella di Mancini, autoritaria nel senso dello Stato di diritto di matrice tedesca quella di Spaventa, chiaramente si riflettono nella concezione della giustizia amministrativa dei due. Come ricordava il Presidente Paino, Mancini è il protagonista della prima fase della vicenda storica della moderna giustizia amministrativa, quella cioè che travolge il vecchio contenzioso amministrativo che lui definisce una giustizia di convenienza e di opportunità, in nome invece di una giustizia che giudichi l'amministrazione. Egli forse non seppe cogliere l'involuzione concreta e storica di quella idea, che per la verità per l'epoca era rivoluzionaria, questa idea di fondo che l'amministrazione dovesse avere un giudice terzo e imparziale che la giudicasse. Per cui quando Crispi e soprattutto Spaventa si avvedono che troppe situazioni soggettive non qualificabili come diritti restavano sfornite di tutela, teniamo presente che l'elaborazione del diritto pubblico soggettivo di Jellinek è di alcuni anni dopo, nel 1892, Mancini non riuscì ad appassionarsi al dibattito e, difendendo il suo sistema, pronunciò nell'aula parlamentare quella famosa frase che si rassegni, rivolto in realtà a un cittadino che secondo lui richiedeva una non tutela di un non diritto. Però con la legge dell'89, fortemente voluta e Spaventa, si ritorna non al contenzioso amministrativo preunitario, ma a una nuova giustizia nell'amministrazione che presto vedrà protagonista un giudice indipendente e imparziale, che in realtà era la realizzazione, l'aspirazione di fondo e la realizzazione di quello che Pasquale Stanislao Mancini voleva nell'elaborazione della legge del 1865, per cui permane questa idea di continuità nei due protagonisti principali della vicenda della giustizia amministrativa in Italia. Grazie. Grazie Presidente Padroni Grigli. Adesso chiederei di venire un attimo qui per un saluto il sindaco di Castelbaronia, Felice Martone. Signor Presidente del Consiglio di Stato, signor Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, signori giudici della Corte Costituzionale,
signori presidenti di sezione, signori consiglieri, chiarissimi docenti e giuristi, signore e signori, nobilissime autorità, l'odierna manifestazione ci vede riuniti presso questo nobilissimo consesso per celebrare con la dovuta solennità il bicentenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini. Nella veste di sindaco di Castelbaronia, paese dove Mancini vide la luce il 17 marzo 1817, ho innanzitutto il dovere e l'onore di portare il saluto e di testimoniare dinanzi alle vostre signorie il sentimento di gratitudine mio personale e dell'intera comunità che rappresento nei riguardi di quanti si sono spesi per la realizzazione di questo evento. Il convegno di oggi assume per tutti noi importanza di rilevanza storica, sia perché supportato dal patrocinio delle più alte istituzioni rappresentative, esso si svolge in una cornice di incomparabile bellezza, consacrata alle superiori istanze della giustizia, sia perché esso si pregia del ragguardevole contributo di idee di giuristi tra i più prestigiosi d'Italia. Per celebrare degnamente la ricorrenza del bicentenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini, l'amministrazione comunale di Castelbaronia ha istituito un apposito comitato organizzatore, coordinato dall'ingegner Carmine Famiglietti, qui presente, che ringrazio per la proficua attività sinora svolta. È composto di tanti appassionati, di molti eminenti rappresentanti del mondo politico, della magistratura e di illustri studiosi. Da circa un anno si è avviato un ampio ed articolato lavoro finalizzato alla predisposizione e l'attuazione di un ambizioso programma caratterizzato da molteplici iniziative culturali, in particolare per la raccolta di dati e di documenti inediti relativi alla poliedrica attività di Pasquale Stanislao Mancini. Il susseguirsi di convegni e di riunioni che hanno visto coinvolte in svariati contesti molte autorevoli personalità culminerà in Castelbaronia il prossimo 17 marzo con specifici incontri di studio. Intanto la vostra prestigiosa partecipazione al convegno odierno vale già di per sé a testimoniare il riconoscimento tributato dalle istituzioni e dal popolo italiano al genio e all'opera straordinaria di Pasquale Stanislao Mancini, quale grande giurista, statista illuminato, avvocato, professore universitario, parlamentare, nonché poeta, scrittore e musicista. Egli fu uomo di vastissima cultura, personaggio poliedrico, intellettuale e patriota, indiscusso protagonista del periodo storico più importante e travagliato delle vicende patrie, che dal Risorgimento condussero all'unità d'Italia. Fin dalla giovinezza mise in mostra il suo straordinario talento, dimostrandosi abile poeta e musicista, senza tuttavia mai tralasciare lo studio e la pratica del diritto, ambito nel quale sempre primeggiò come statista e giurista scrupoloso e intransigente. Inoltre, attraverso l'attività forense, egli cercò di esprimere due dei suoi tratti più rilevanti: l'indipendenza dell'animo e l'impulso invincibile a lottare con coraggio a tutela dei deboli, ponendo costantemente al centro della sua nobile azione la dignità della persona umana. Penso perciò che le virtù civiche e i valori morali, in sommo grado coltivati da Pasquale Stanislao Mancini, debbano essere recuperati ed esaltati ancora oggi, anche perché tali sentimenti potrebbero rappresentare una guida e un esempio per le nostre giovani generazioni che si avventurano tra molte incertezze. A conclusione del mio breve indirizzo di saluto, anche a nome del mio piccolo paese, reso tuttavia grande da tanti suoi insigni personaggi, lascio volentieri la parola a chi saprà certamente mettere in risalto
con grande competenza lo spessore di un protagonista della storia giuridica europea. Ringrazio quanti ci seguono in diretta streaming e tutti voi che con la vostra presenza in questo luogo straordinario avete inteso attestare in rappresentanza di tutti gli italiani la grandezza di Pasquale Stanislao Mancini, irpino e cittadino illustrissimo di Castelbaronia. Grazie. Eh sì, io mi limito a un saluto che, il Comitato fa. Il Comitato, noi nel 2017, in questo anno, abbiamo due ricorrenze formidabili e quindi questi comitati che si sono costituiti hanno un grande programma per tutto l'anno. Francesco De Santis, il Comitato per il Bicentenario di Francesco De Santis, è il bicentenario di Pasquale Stanislao Mancini. È la prima manifestazione che si fa in questo anno e io credo che noi dobbiamo riflettere sulle due figure. Oggi è rappresentata una parte degli irpini perché queste due figure sono nate nello stesso anno e sono nate in Irpinia. Per cui per questo anno l'Irpinia è un po' protagonista di un uomo che nell'ambito del diritto ha avuto grandi intuizioni e De Santis che nell'ambito della letteratura ha avuto un'immensa capacità di raccontare la civiltà italiana attraverso la storia della letteratura italiana. Tutti e due i personaggi sono stati in un periodo in cui si faceva l'unità d'Italia, hanno avuto alterne vicende. Sul piano politico hanno litigato perché in politica alla fine la dialettica porta anche a una contrapposizione. Ma devo dire subito che nel 1883, nel famoso discorso di Trani di De Santis, egli disse che l'unità, c'era l'unità nazionale ma mancava l'unificazione. E lui riteneva che ci fosse bisogno di un'assimilazione culturale che aveva bisogno di tempo, che doveva trovare sul piano nazionale come sul piano europeo una unificazione reale e quindi un portato culturale e sociale naturalmente ragguardevole. Nello stesso periodo Mancini, perché voglio dare una riflessione come saluto del Comitato, Mancini che aveva partecipato ai movimenti del 1948 e che divenne membro del Parlamento italiano, napoletano prima del 1948, dà un contributo al concetto di nazionalità. Io voglio ripetere questo problema, che anche se romantico, come ha detto il nostro Presidente, credo che sia un concetto che all'epoca era nuovo, assunto come fondamento del nuovo diritto delle genti. Mancini considerava gli individui, questo va detto, perché anche questa era una novità per l'epoca, come gli unici veri soggetti del diritto internazionale. E quindi si discostava dall'orientamento dominante che considerava lo Stato come unico soggetto del diritto internazionale. Credo che nelle relazioni si parlerà anche di questo. Nasce da lui la scuola italiana di diritto internazionale dell'Ottocento, che ha esercitato grande influenza sulla codificazione complessiva del diritto internazionale. Ma c'è un collegamento tra la formazione, e perciò tutto è in funzione di quel periodo della unificazione del Paese, c'è un collegamento tra la formazione del codice civile unico per il Regno, a cui ha detto grande contributo Mancini, soprattutto sul piano delle preleggi che contenevano le norme di diritto internazionale, il processo che quindi ha portato all'Unità d'Italia. Nella famosa prolusione all'Università di Torino, dove lui riparò dopo una condanna a 25 anni di carcere, nella sua prolusione
egli enunciò il principio di nazionalità che rispecchiava l'ispirazione del popolo italiano del 1948, sono sue parole, che voleva costituirsi come Stato con relazioni internazionali con gli altri Stati europei. Vi era la coscienza della nazionalità come presupposto, idea nuova, del riconoscimento giuridico dello Stato unitario e manifesto della dottrina giuridica e politica del Risorgimento. È un manifesto della dottrina politica. Mancini distingue la nazione e lo Stato. Il concetto di nazione entra nel diritto internazionale privato per la prima volta. Al centro della sua teoria sta, sono parole sue, l'individuo il quale è legato alla famiglia e alla nazione. E poi aggiunge Mancini: adunque non è che la stessa libertà dell'individuo estesa al comune sviluppamento, la sua parola, dell'aggregato organico degli individui che formano le nazioni. C'è da dire che naturalmente che in quel periodo la nozione di nazionalità non era ancora un concetto giuridico preciso e quindi lo sviluppo e la elaborazione che da lui fu fatta ha portato, come porta, allo studio moderno della nazionalità, di tutte le sue intuizioni che possono diventare e sono diventate un contributo importante per lo studio del diritto internazionale. Io voglio dire che ho dato una collaborazione a Compagna, al senatore Compagna, per presentare una proposta di legge, per il bicentenario, perché ci potesse essere la collaborazione del Parlamento e anche del Governo. Vedo l'onorevole D'Andrea e quindi a lui ho già fatto questa domanda, il Comitato ha già fatto questa perorazione, questa domanda per un intervento del Governo per consentire che ci possa essere un'adeguata celebrazione in questo anno. Io sto studiando quello che è stato fatto 100 anni fa, sto cercando di leggere sia per De Santis che per Mancini e non vorrei che nei 200 anni ci fossero cose in meno rispetto a quelle che 100 anni fa sono state fatte. Io nella proposta di legge scrivevo che il principio di nazionalità, come inteso da Mancini, ha ispirato non soltanto il Risorgimento italiano, ma anche la nascita nel XIX secolo di nuovi Stati unitari in un'Europa nella quale l'imperialismo napoleonico aveva diffuso l'idea di nazione. È solo con l'elaborazione teorica manciniana che il principio di nazionalità assurge a principio di legittimità dello Stato moderno. Per un giurista tedesco studioso di Mancini, il più grande studioso di Mancini, Jaine, la base della teoria manciniana del diritto internazionale privato è diventata l'idea che i diritti civili debbano essere regolati secondo la rispettiva nazionalità, visto che per lui la comunanza di diritto era impossibile di esistere tra individui di nazioni diverse. Questi erano i principi che si sono sviluppati lungo questa direttrice. Questa concezione, che era fondamentale nel XIX secolo, fa ancora discutere ed è all'ordine del giorno dell'agenda europea. Oggi è opportuno considerare l'attualità del suo pensiero, un'attualità che non è smentita dal fatto che fosse da mezzo secolo già all'attenzione della migliore cultura giuridica tutto quello che Mancini ha fatto. E allora le celebrazioni, come ha detto il Presidente Paino, credo che debbano servire per un riferimento a quel pensiero e all'attualità di quel pensiero. Attualità significa anche da quei principi c'è avuto lo sviluppo, c'è avuto il progresso, c'è avuto un'elaborazione giuridica adeguata. Certo, manchiamo in questo periodo di punti di riferimento alti, De Santis e Mancino credo che possono essere, e le celebrazioni io spero che siano adeguate a questa volontà che in Irpinia c'è, ma naturalmente dall'Irpinia deve essere cercare di estendersi in tutta l'Italia. Oggi questa austera riunione, la prima per la celebrazione dei due personaggi, credo che sia un inizio importante e quindi io ringrazio il Presidente del Consiglio di Stato che ha dato questa possibilità. Con questo intervento
l'intervento dell'onorevole Gargani abbiamo concluso questa prima fase sostanzialmente del nostro incontro dedicato ai saluti, anche se, come io di questo ne ero sicuro, i saluti non sono stati soltanto formali, ma sono stati dei contributi, come dire, alla qualità e alla promozione della conoscenza del pensiero di Pasquale Stanislao Mancini. Cedo ora la presidenza al collega Antonio Colicchio, Rocco Colicchio, perché appunto l'assuma qui, mi lascio. Sembra che nelle parole del Presidente del Consiglio di Stato e del Presidente Bartolini Griffi è stata già delineata quella che è la grandezza e un po' la ZIF di questo convegno. Quindi nell'aprire i lavori di questo convegno, che è dedicato alla memoria di Pasquale Stanislao Mancini, nella ricorrenza del bicentenario della sua nascita, mi corre obbligo, anzi desidero, ringraziare sentitamente il Presidente del Consiglio di Stato che ci ha lasciato da poco, che ha lasciato da poco quest'Aula, e ringraziarlo perché ci ha ospitato con la sua signorilità e la sua accoglienza in questo meraviglioso palazzo, nonché in quest'aula così prestigiosa e solenne. Ringrazio il Presidente Bartolini Griffi per la presenza sempre dimostrata nella preparazione del convegno e per il suo incoraggiamento. Un ringraziamento grato va anche al Segretario Generale, Presidente Mario Torsello, perché per la disponibilità unita al garbo dimostrata nei confronti del Comitato Mancini, di cui interpreto la gratitudine e la riconoscenza. Ringrazio anche il dottor Vincenzo Famiglietti per l'accurata assistenza logistica fornita e per la sua professionalità ed efficienza. Saluto i giudici della Corte Costituzionale che ci onorano della loro presenza, i presidenti e i consiglieri delle magistrature, gli avvocati dello Stato e l'Avvocatura del Libero Foro. Saluto le signore e i signori tutti che gremiscono questa aula. Da ultimo, desidero ringraziare con tutto il mio cuore e con affetto e commozione la nutrita schiera dei cittadini dell'Irpinia che sono venuti qui oggi per rendere testimonianza alla memoria di un loro concittadino che ha onorato le sue origini ed ha servito l'intero paese. Nella loro presenza qui io avverto, oltre che la testimonianza commossa ed il ricordo, anche l'orgoglio dell'appartenenza. Mi auguro, anzi ne sono certo, che questo convegno non si limiti ad una celebrazione autoreferenziale né a una ricostruzione agiografica di un personaggio che sicuramente per le sue caratteristiche e la sua storia ben potrebbe portare lo studioso massimamente, se di parte, in quanto meridionale, a indulgere e a soffermarsi lungo queste dinamiche. Sono convinto invece che dalle relazioni possa emergere
e quindi possa esserci restituita in tutta la sua grandezza, a volte aspra e solitaria, la figura di Pasquale Stanislao Mancini, l'uomo verticale venuto dal sud fino a Torino, città che l'accorse riconoscendone il suo immenso valore e la sua raffinata cultura. Torino, che nel 1851 istituì la prima cattedra di diritto internazionale in Italia, proprio per assegnarla all'esule venuto dall'Irpinia. Ed il 22 gennaio 1851, come è stato già ricordato, Mancini inizia il suo corso con una testata nucleare, con la famosa dissertazione intitolata «Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti». Fu un terremoto per le cancellerie internazionali, soprattutto per gli austriaci e anche per la destra piemontese. Accanto a Mancini, teorico del principio della nazionalità, va ricordato anche il Mancini, ministro degli esteri di De Pretis, lo statista cioè che aveva stipulato il patto della Triplice Alleanza, che sicuramente collideva con la linea assoluta ed austera della sua dottrina sulla nazionalità. Altro cono d'ombra, il doloroso e tormentato rifiuto dell'irredentismo ed il silenzio senza lacrime di fronte al dramma di Guglielmo Berdano. Mancini, cioè, lungo il corso della sua vita, dimostrò a volte una capacità di sbagliare che era proporzionale alla sua grandezza d'animo. Così si esprime Francesco Ruffini. Non fu un capo partito, né fu mai un leader, non fondò correnti, né appartenne ad alcuna di esse. Fu sicuramente un uomo di altissimo orgoglio e si mantenne sempre lontano dagli intrighi e dalle manovre parlamentari. È la figura di un solitario, dirà Spadolini, è un generale senza soldati, un parlamentare senza seguaci, un ministro senza portaborse. Gli ideali che ha perseguito e scanditi lungo la sua vita sono da ricercare appunto attraverso l'osservazione e lo sguardo del percorso di Mancini all'interno delle istituzioni. Essi si sono mantenuti inalterati sia rispetto alle fluttuazioni politiche della sua epoca, grande e tremenda, sia rispetto ai richiami delle scuole partitiche di appartenenza. Questi ideali sono la difesa della dignità e della integrità della persona umana. Valori questi, a ben vedere, che sono valori fondativi delle nostre comunità solidali sparse sui monti dell'Irpinia e dal volto umano. Valori presenti e radicati prima che il terremoto del 23 novembre 1980 li spazzasse via insieme alle case antiche dei nostri padri. La nostra salvezza oggi ed il recupero della nostra umanità, al di là delle colate di cemento che hanno deturpato l'identità dei nostri paesi e ci hanno rubato l'anima, devono consistere nella ricerca attenta e affannosa delle nostre comunità perdute e il recupero del DNA profondo che li contraddistingueva.
cioè la sacralità ed il rispetto della persona umana e quindi la dignità e l'integrità che ne costituiscono il corollario e che sono stato il faro che ha guidato Stanislao Mancini per tutta la sua vita. Chiamerei adesso iniziamo adesso gli interventi e come tutti i convegni in cui si rispettano, iniziamo con un poco di ritardo. Pregherei coloro i quali si succedono adesso con gli interventi a mantenersi purtroppo rigidamente in quelli che sono i tempi assegnati, anche se mi rendo conto che ciascuna delle relazioni dovrebbe essere parte di un solo convegno. Allora, chiamo a parlare il professor Guido Pescosolito, che farà la sua relazione su Pasquale Stanislao Mancini nella storia del Risorgimento e dell'Italia liberale. Grazie. Grazie Presidente, anzitutto un saluto al Presidente del Consiglio di Stato, alle autorità, al gentile pubblico che avrà la pazienza di ascoltarmi. Quando il consigliere Torsello mi ha contattato per questa relazione, sono rimasto un po' stupito perché, insomma, anche dal tono delle precedenti, anche dal tono delle, e dei contenuti delle precedenti relazioni, è chiaro che ci troviamo di fronte a uno dei più grandi giuristi dell'Ottocento. E quindi mi sono un po' stupito che si rivolgesse a uno storico di carattere generale come me. Abbiamo concordato quindi una relazione che dovrebbe trattare solo molto marginalmente gli aspetti giuridici e richiamare invece l'attenzione su molte delle tematiche, alcune delle quali quelle menzionate dal Presidente Colicchio, che sono di carattere politico. Cioè, nella mia relazione introduttiva di carattere generale, alcune cose che dirò sono state già dette e cercherò di sorvolare per riguadagnare tempo, ma sostanzialmente cercherò di fare una ricostruzione e una riflessione su alcuni momenti salienti della vita politica di Pasquale Stanislao Mancini. A differenza di altri uomini politici meridionali, è stato già detto, da Crispi a Rudinì, da Salandra a Orlando, Pasquale Stanislao Mancini non ricoprì mai la carica di primo ministro. Non di meno, il suo ruolo nella storia del Risorgimento e dell'Italia liberale, a ben guardare, appare di prim'ordine, superiore a quello di non pochi presidenti del Consiglio che in quella storia lasciarono segni sbiaditi che col tempo sono quasi scomparsi. Come è noto, la sua vita politica si sviluppò lungo un arco di tempo esteso dagli anni 40 fino al giugno del 1885, quando si dimise da ministro degli esteri in seguito alla mancata approvazione della sua politica coloniale da parte del Parlamento. Conclusione amara di una parabola politica vissuta all'insegna di ideali e obiettivi nazional-liberali che furono vincenti nella storia dell'Ottocento europeo,
anche se per l'Italia tutta, da nord a sud, essi significarono lacrime e sangue versati per raggiungere indipendenza e pienezza di vita nazionale che nessuna grande potenza europea era disposta a concedere all'Italia gratuitamente. E questo perché l'unità d'Italia, assieme a quella della Germania, avrebbe provocato, come in effetti provocò, un cambiamento epocale degli equilibri di potenza e delle relazioni internazionali che avevano retto l'Europa almeno dal XVI secolo in poi. L'impegno di Mancini fu ora indiretto, ora diretto, in posizione ora di grande visibilità, ora di più oscuro lavoro come consulente o membro di commissioni istruttorie, ma sempre di grande incisività, dapprima come scienziato e giornalista, poi come parlamentare e infine come ministro in tre governi: il Rattazzi del 62, che lo vide all'istruzione, il De Pretis del 76-78, in cui fu guardasigilli, e infine il De Pretis del 1881-85, in cui tenne il Dicastero degli Esteri. Nel Parlamento italiano operò nelle file della sinistra storica, ma le sue fortune politiche e istituzionali non furono dovute tanto al lavoro politico militante e o al sostegno di una qualche particolare corrente, quanto alla stima personale di cui godeva nell'opinione pubblica e nell'intero Parlamento per la sua straordinaria cultura giuridica. Di quella cultura altri relatori parleranno fra breve con molta più competenza della mia. In mio mi limito a sottolineare in linea generale che fu grazie ad essa che al grande prestigio acquisito nel mondo scientifico e giuridico nazionale ed estero, Pasquale Mancini divenne un punto di riferimento di primo piano nella rappresentanza nel Parlamento del Regno delle Due Sicilie del 1848 e sempre per le sue competenze giuridiche e amministrative poté avere un ruolo di primo piano nelle questioni più delicate e scabrose affrontate in Piemonte per la preparazione e realizzazione dell'unità nazionale e dopo il 1861 per il consolidamento politico-istituzionale dello Stato unitario e per il suo inserimento in una posizione di dignitosa sicurezza nell'ambito degli equilibri di potenza del vecchio continente. Nella parabola politica di Mancini si possono distinguere abbastanza chiaramente cinque fasi: la fase giovanile della prima formazione politica sboccata nell'esperienza parlamentare del 48, gli anni dell'esilio torinese e la piena adesione alla politica liberal nazionale del connubio Cavour-Rattazzi, quella del consolidamento istituzionale e legislativo dello Stato unitario, poi la fase del passaggio all'opposizione dopo l'uscita del governo Rattazzi. Mancini ha cambiato posizione tra gli anni della preparazione, gli anni della collaborazione con Rattazzi e quelli successivi in cui diventa un uomo di opposizione a tutti gli effetti fino alla caduta della destra storica. Sin dall'adolescenza Mancini mostrò un arco di interesse di straordinaria ampiezza che andava dalle scienze giuridiche alla poesia, alle arti, alla musica, ma questo è stato già ricordato. Furono numerose le sue iniziative, diciamo così, anche di carattere letterario, sono ampiamente ricordate, quello che è indispensabile sottolineare è che poi questa varietà di interesse alla fine fu travolta e diciamo così messa in minorità dai suoi interessi di carattere giuridico. Fu negli anni 40
che appunto collaborò a numerose riviste, fondò e diresse Le Ore Solitarie, il giornale di scienze morali, legislative ed economiche, e nel 1944 la Biblioteca di Scienze Morali, Legislative ed Economiche, che era sempre poi la stessa rivista, nella quale lui continuò a scrivere di argomenti oramai quasi esclusivamente giuridici e di statistica, istruzione, agricoltura, economia, assistenza, con un orizzonte che non era certo circoscritto ai confini del Regno Meridionale. È negli anni 40, quindi, che la sua adesione non politica ma scientifica e culturale alle nuove idee e al liberalismo si consolida. In questi anni costruì una rete di rapporti importanti, di importanti interlocutori con cui dibatteva i temi delle sue numerose pubblicazioni. Basti qualche nome: Terenzo Marmiani della Rovere, Ilarione Petitti di Roreto, Federico Sclopis, Cesare Balbo, Massimo D'Azeglio, Valerio, ma anche Cousin e Tocqueville. Tutti personaggi che in varia misura appartenevano all'universo del liberalismo italiano ed europeo. Fece numerosi viaggi, partecipò ai congressi che si svolsero in diverse città d'Italia e assunsero una posizione favorevole alla libera circolazione delle idee, delle persone, delle merci. Non si era ancora esplicitamente impegnato in politica, ma l'orizzonte borbonico gli appariva già angusto e chiuso alle spinte innovatrici che scuotevano l'Europa. Per altro verso, consolidò in quegli anni una componente che rimase sempre influente sulla sua azione politica, quella ispirata alla tradizione giurisdizionalista e giannoniana, che lo induceva a formulare un giudizio fortemente negativo sul ruolo storico della Chiesa nella storia d'Italia. L'ingresso diretto in politica, come abbiamo detto, avvenne nel 1948, dapprima attraverso il giornalismo, poi con l'elezione al Parlamento previsto dalla Costituzione concessa da Ferdinando II. Nel febbraio fondò quindi il trisettimanale Riscatto Italiano, avente come obiettivo il sostegno della Costituzione, e poi lanciò La Libertà Italiana. Fu eletto deputato alla Camera nel distretto di Ariano Irpino su una linea programmatica di ferma rivendicazione dei diritti della rappresentanza e di difesa dell'istituto parlamentare. Il fatto che la rappresentanza parlamentare affidasse alla sua penna la stesura della protesta per i fatti del 15 maggio 1848 è significativo dell'autorevolezza da lui repentinamente acquistata in seno al Parlamento e acquisita al di là e al di sopra degli schieramenti politici. Nei mesi successivi, fallito ogni tentativo d'intesa con la monarchia, fu in primo piano nella difesa dei residui spazi di libertà ancora esistenti, ma senza fortuna. Il suo progetto di legge per l'abolizione della pena di morte non fu discusso e difese senza successo organi di stampa come l'Indipendente e l'Eco della Libertà, considerati ostili al regime. Chiusa definitivamente la Camera, fu sottoposto a processo assieme ad altri deputati per i fatti del 15 maggio e condannato in contumacia a 25 anni di carcere, in contumacia perché era espatriato poco prima dell'uscita della sentenza. Si rifugiò a Torino, dove entrò in contatto con altri esuli meridionali, tra cui Raffaele Conforti, Giuseppe Pisanelli, Lanza, e mise a frutto la rete di conoscenze che aveva costruito negli anni precedenti, a partire da Petitti di Roreto a Federico Sclopis, Cesare Balbo, Massimo D'Azeglio. L'esilio torinese segnò una svolta fondamentale nella sua storia politica. Se nell'esperienza del 48 aveva sperato che il Regno delle Due Sicilie potesse trasformarsi in una nazione moderna e aperta alle
fondamentali libertà politiche e civili e partecipare a una realtà confederale su scala peninsulare che permettesse all'Italia di divenire un soggetto politico significativo si era sbagliato. La nazione napoletana era morta il 15 maggio 1848. Con la dinastia borbonica non c'era alcuna possibilità d'intesa. L'unica nazione che poteva sperare di avere un futuro di libertà, progresso e modernità in Europa era quella italiana. E lo Stato che poteva guidare tale processo era quello sabaudo, che, a differenza di qualunque altro della penisola, aveva intrapreso un cammino di riforme interne e di promozione della nascita di una nazione italiana, rinunciando a quella sabauda. Nel novembre del 50, come è stato già detto, gli fu assegnata una cattedra di diritto pubblico esterno e internazionale nell'Università di Torino e nel 51 tenne la famosa prolusione della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Anche di questo è stato detto opportunamente dall'onorevole Gargano. Come è noto, essa svolse una funzione di fondamentale importanza nel promuovere ideologicamente le nazioni a soggetti di diritto internazionale in alternativa agli stati legittimati dal diritto divino e basati sull'oppressione, diede quindi una coerente veste giuridica a un concetto che avrebbe regolato la storia d'Europa sino ai nostri giorni. In relazione all'Italia, sosteneva la legittimità a livello di diritto internazionale sia dell'aspirazione della gente italiana all'unità e all'indipendenza della patria, alla libertà politica, sia il ruolo che il Regno Sardo stava svolgendo in quella direzione, in alternativa politico-istituzionale a ogni istanza rivoluzionaria di tipo mazziniano. Mancini non citò mai Mazzini nella prolusione, ma c'era parecchio di Mazzini nel suo concetto di nazionalità, soprattutto laddove ai fattori giusnaturalistici ai quali da giannoniano convinto era, egli era sensibilissimo, si aggiungevano quelli spirituali della nazionalità. La nazionalità non è che la esplicazione collettiva della libertà, la nazionalità è il sentimento che ella acquista di sé medesima. Erano elementi di carattere volontaristico che risalivano alla formulazione del concetto di nazione di Rousseau e che sarebbero stati ripresi in parte da Renan e che agivano molto potentemente in Mazzini, nel quale però operava anche una componente naturalistica mutuata da Herder che era altrettanto forte. Quindi Mazzini non era nominato, ma era presente, e del resto come si faceva a nominare Mazzini a Cavour nel Piemonte cavurriano? Nel momento in cui c'erano un sovrano e un Parlamento che promuovevano la realizzazione del diritto nazionale delle itale genti, una rivoluzione repubblicana sarebbe stata solo controproducente. Il movimento nazionale moderato che di lì a un anno avrebbe trovato nel connubio Cavour-Rattazzi la sua più efficace e dinamica espressione parlamentare, trovò nella prolusione di Mazzini, di Mancini, il suo riferimento teorico-giuridico più autorevole. Negli anni successivi l'insegnamento universitario di Mancini si caricò di contenuti giuridici, giurisdizionalistici, antipapali e antiborbonici. E soprattutto il governo di Cavour cominciò a utilizzare la sua competenza, i suoi pareri per le riforme delle leggi civili e criminali, per la statistica giudiziaria, per il disegno di legge sull'introduzione del matrimonio. È impressionante l'elenco degli atti riformatori sabaudi e cavourriani del decennio di preparazione, nei quali c'è in realtà la mano, la penna, il pensiero di Mancini. Collaborò con Rattazzi nella preparazione della legge sulla soppressione delle corporazioni ecclesiastiche,
intorno alla quale ci fu uno scontro violentissimo nel Parlamento e anche una crisi forte tra Cavour e il re, ma lì dietro ci stava il pensiero e l'intervento di Mazzini. Fu promulgata, come ricorderete, nel 1855. Collaborò con Pisanelli, Scialoi e altri giuristi piemontesi al commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi. Insomma, a Torino era considerato il giurista più esperto nelle questioni dell'organizzazione statale e nei problemi di diritto internazionale. E per questo nel periodo delle annessioni dei ducati dell'Italia centrale, delle legazioni e della Toscana fu inviato da Cavour a Bologna e a Firenze per studiare i problemi legislativi. Le sue relazioni e i suoi pareri furono quindi alla base della decisione del governo di estendere la legislazione sarda all'Emilia e alle Marche e di lasciare in vigore in Toscana i codici preesistenti in attesa di una nuova codificazione che armonizzasse le condizioni legislative di tutto il regno. Di importanza tutta particolare fu il ruolo che Mancini giocò nell'ex regno delle due Sicilie nella fase di passaggio. Risalgono sostanzialmente a lui la decisione di estendere alle province meridionali, con qualche modifica, i codici penale e di procedura penale e la legge sull'ordinamento giudiziario del Regno Sardo e quella di lasciare invece in vigore i vecchi codici civile, di procedura civile e di commercio. E a lui va ricondotta anche l'estensione al Mezzogiorno della legge sarda del 29 maggio 1855, che prevedeva la soppressione della maggior parte degli ordini religiosi e l'incameramento dei loro beni, che coinvolse circa 20.000 frati e monache e mise in difficoltà molte famiglie. Insomma, fu un meridionale che fece fuori Luigi Carlo Farini. Luigi Carlo Farini fu eliminato dalla scena politica meridionale in seguito a una relazione negativa di Mancini sulla tendenza di Farini a concedere spazio agli autonomisti. E Cavour lo sostituì e creò la successiva luogotenenza che vide in Liborio Romano la parte maggiore, l'esponente di maggiore spicco. Ma sostanzialmente la sua in quella fase fu una politica energicamente assimilatrice e sorda alle specificità del Mezzogiorno e al suo passato amministrativo e giuridico. Di essa fece successivamente pubblica ammenda in Parlamento, assumendo un atteggiamento questa volta meridionalistico, critico verso la destra e i suoi governi, per l'eccessivo piemontesismo e il poco spazio lasciato al notabilato meridionale. Diede battaglia al governo con discorsi, interrogazioni e interpellanze sul brigantaggio, sull'imposta del registro e del bollo 1800, sull'amministrazione finanziaria, sull'abolizione della pena di morte. Il 3 marzo 1862 accettò di entrare mi sto regolando sul tempo della mia mezz'ora ho ancora sei minuti nel marzo del 62 accettò di entrare nel governo con Rattazzi assumendo il dicastero dell'istruzione. Si dimise poi nel marzo successivo per contrasti col Presidente del Consiglio. Memore del liberismo cavuriano, nel febbraio 65 sostenne l'urgenza dell'unificazione legislativa in materia di commercio, la cui regolamentazione avrebbe dovuto essere nazionale e non provinciale e locale. In primo piano, nella polemica, restava però la questione romana, ma su questo sorvolo anche perché c'è una relazione successiva apposita.
Nello spazio lasciatogli dall'attività parlamentare, Mancini compiva una nuova riflessione sulla nazionalità che divenne oggetto di una prolusione pronunciata nel 1872 alla Sapienza di Roma, ma anche su questo posso sorvolare perché è stata già ricordata. Caduta la destra, il Mancini entrò come guardasigilli nel primo ministero De Pretis. Durante il periodo in cui fu ministro non prese alcuna iniziativa per modificare la legge Rattazzi sull'ordinamento della magistratura, tanto criticata in passato e utilizzata anche dai governi della sinistra, mentre fu particolarmente importante il suo intervento nella riforma del codice di commercio, poi promulgato nel 1882 e definito appunto codice Mancini. Fu decisa nel 1877 l'abolizione della carcerazione per debiti, intervenne inoltre nel campo della legislazione ecclesiastica che, sempre fedele ai principi giannoniani, inasprì fortemente i rapporti con il Vaticano. Nel maggio del 1881 tornò al governo, ancora con De Pretis, come ministro degli esteri, e ottenne risultati che restano tra i più rilevanti dell'intera storia della politica estera italiana, dell'Italia Unita. Con Emilio Visconti Venosta e Carlo Felice di Robilanto fu uno dei tre ministri degli esteri della storia d'Italia che imposero le proprie scelte politiche autonome agli stessi capi di governo dei governi di cui facevano parte. All'indomani dello schiaffo di Tunisi, Mancini sembrò la persona più adatta per esperienza politica complessiva e per competenza giuridica nelle relazioni internazionali ad affrontare una situazione di difficoltà senza precedenti dalla presa di Roma in poi. La debolezza e l'isolamento internazionale dell'Italia, emersi in modo inequivocabile al Congresso di Berlino del 1878, si ripresentavano ora in forma ancor più umiliante in uno scacchiere, il Mediterraneo, nel quale l'Italia era immersa come nessun altro Stato dell'Europa occidentale. Nell'individuazione della soluzione strategica e nella conduzione delle trattative diplomatiche con la Germania e con l'Austria, che portarono alla stipula del Trattato della Triplice Alleanza, molto aiuto Mancini ebbe dal conte di Robilante, ambasciatore a Vienna. Ma certamente nella scelta definitiva di sottoscrivere il trattato, il suo prestigio internazionale, il suo peso politico furono decisivi. L'alleanza difensiva dell'Italia con la Germania e con l'Austria fu molto criticata e a gran parte dell'opinione pubblica sembrò la più innaturale delle alleanze possibili per l'Italia. In sede di giudizio storico, il fatto che poi l'Italia nel 1915 entrò in guerra contro gli alleati del 1882, molto ha contribuito a travisare il significato e a sminuire il vero valore del trattato. In realtà parte autorevole della storiografia ha sottolineato che nella situazione del 1882 l'Italia non aveva molte altre alternative. I rapporti con la Francia erano giunti sul punto di sfociare in guerra aperta. L'apertura agli imperi centrali dimostrò concretamente alla potenza transalpina che l'Italia non sarebbe più restata inerte di fronte a un colpo come quello subito in Tunisia, ma soprattutto trasmise alla comunità internazionale un segnale inequivocabile dell'uscita dell'Italia da quello stato di sostanziale dipendenza dalla Francia nella quale era apparsa relegata sin dalla sua nascita. A ciò si aggiungeva anche il fatto che se qualcuno in Italia e all'estero credeva di poter coltivare speranze di riaprire la questione romana, ora con un patto che implicava la garanzia dell'integrità territoriale dei sottoscriventi, queste venivano definitivamente chiuse, sia sul fronte dei cattolici austriaci e tedeschi, sia sul fronte dei cattolici francesi. E a questo un giannoniano come Mancini non poteva essere indifferente. Inoltre, l'adesione dell'Italia all'alleanza austro-tedesca
determinò un enorme rafforzamento del sistema difensivo germanico, contro il quale sarebbe stato impossibile qualunque tentativo revanchista francese. La triplice, quindi, pur con tutti i suoi limiti e difetti, garantì per oltre 30 anni il mantenimento in Europa di una pace che si infranse solo nel 1914. Ruppe l'isolamento internazionale dell'Italia e le assicurò un sicuro ombrello contro i colpi dell'imperialismo francese. Meno eclatanti, quindi un risultato positivo senza di grosse dimensioni. Meno eclatanti, sostanziali e duraturi furono invece i risultati della svolta impressa da Mancini alla politica estera italiana sul fronte coloniale. La decisione di tentare l'avventura africana non fu peraltro una sua iniziativa e neppure di De Pretis. Essa venne nell'impellenza di dare una risposta all'attivismo della propaganda colonialista interna di fronte all'ondata di occupazioni coloniali fatte dalla Francia, ma anche dall'Inghilterra, dal Belgio e dalla stessa Germania. Le difficoltà per l'Italia erano di ordine non solo finanziario e militare, ma anche etico e ideologico, e lo erano in particolare per chi, come Mancini, dal 1951 era considerato in Italia e in Europa come uno dei massimi assertori del diritto delle nazioni all'indipendenza e alla libertà. Fu soprattutto per questo motivo che nel 1882, mentre acquistava pacificamente la Baia di Assab dalla Rubattino e teorizzava il principio di una colonizzazione italiana pacifica e finalizzata a meri scambi commerciali, Mancini rinunciava all'invito dell'Inghilterra ad affiancarla in un intervento armato in Egitto. Ebbene, per comprendere sino in fondo perché all'inizio del 1885 Mancini decise di occupare Massaua, bisogna conoscere quale accesissima campagna di stampa filocoloniale nell'opinione pubblica, stampa filocoloniale, aveva suscitato la rinuncia del 1882. La condanna del rifiuto del 1882 fu schiacciante nell'opinione pubblica, per cui quando sul finire del 1884 si seppe dell'assedio cui era sottoposto Gordon a Khartoum ad opera dei rivoltosi mahdisti, si accese in Mancini la speranza di un possibile nuovo invito dell'Inghilterra ad aiutarla in un intervento militare in Sudan. Mancini ordinò quindi l'occupazione militare di Massaua sperando che questa potesse avere una successiva prosecuzione in Sudan, permettendogli quindi di ritrovare nel Mar Rosso quella chiave per accedere alla sponda africana del Mediterraneo che aveva perso nel 1882 in Egitto. Ma Gordon fu travolto e l'Inghilterra decise di non intervenire. L'invito sperato da Mancini non giunse mai e l'occupazione di Massaua si trasformò in un'operazione senza prospettive di sviluppo, decretando la fine della carriera politica di un protagonista di primo piano della storia d'Italia e d'Europa. Grazie dell'attenzione. Rimediò una sconfitta sul Mar Rosso che costò all'Italia 5.000 morti e la più grande sconfitta di un paese occidentale in campo coloniale, Crispi. Mancini questa sconfitta non la ebbe. Allora, chiamerei adesso il presidente Frattini. Thank you.
Italia e il diritto internazionale privato di Pasquale Stanislao. Bene, grazie Presidente, grazie a tutti voi per essere qui. Devo dire che il mio intervento sarà grandemente ridotto per il fatto che chi mi ha preceduto, da ultimo il professor Pescosolido, hanno ampiamente trattato in modo davvero brillante molte tematiche di cui avrei dovuto e voluto parlare anch'io. E cercherò di raccogliere nel grande pensiero del Mancini qualcosa che ancora non sia stato detto, parlando del diritto internazionale, del diritto internazionale privato e con un breve flash conclusivo che farò anche alcuni spunti sulla sua attività di Ministro degli Esteri. La prima cosa, anche questa già detta, certamente Pasquale Stanislao Mancini fu un grande giurista e un grande patriota, ma fu indubbiamente un portatore, direi, appassionato di un pensiero e di una visione profondamente politici. Le sue azioni, anche nel campo del diritto, avevano un forte substrato di passione politica che si traduceva nelle iniziative che egli adottò. E la molte volte citata prolusione del 1851 a Torino, quando avviò il suo corso alla cattedra di diritto internazionale pubblico, certamente a questa prolusione si lega, a mio avviso, a giusto titolo, la fortuna del Mancini non solo in Italia ma anche all'estero. Penso che si possa dire che, come gli storici hanno già detto prima di me, quel principio della indipendenza delle nazioni, che è stato un fondamento delle ideologie risorgimentali, e questo è il passo avanti, viene tradotto in diritto, viene portato nell'ambito del diritto da questa straordinaria prolusione. E quando in quell'importante discorso Mancini definisce la nazionalità come una società nazionale naturale di uomini, di territorio, di origini, di costumi e di lingua, egli aggiunge conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale. Questo è forse il passo avanti, e cioè che accanto a elementi naturali e storici che sono evidentemente comuni ad un popolo, Pasquale Stanislao Mancini aggiunge un elemento che definirei spirituale. Questo elemento spirituale è la coscienza che la nazionalità acquista di se stessa e, per citare proprio le sue parole, la rende capace di costituirsi al di dentro e di manifestarsi al di fuori. Quindi è un passo avanti che ha nel sistema del diritto internazionale due conseguenze fondamentali, e cioè che la nazione diventa il vero protagonista delle relazioni internazionali, perché quando vi è la coscienza della nazionalità, essa acquista la capacità di darsi liberi ordinamenti. Quindi la nazionalità che assume coscienza di se stessa assume diritti e doveri sul piano internazionale, quindi essa è l'entità all'interno della quale si creano e si espandono diritti e si costruiscono i doveri, ma che all'esterno diventa l'attore nella rete del diritto internazionale. Questo, direi, è una novità importante. E la seconda conseguenziale importante acquisizione che con il pensiero di Mancini si ha è che la nazione diventa un precedente rispetto allo Stato. Tanto è vero che Mancini ne denunziava in alcuni casi, parlando dello Stato, la artificialità e arbitrarietà
posta a confronto con la nazionalità che ha naturalità, necessità e storicità. Quindi sono, è una contrapposizione interessante, perché se, come detto, la nazionalità è antecedente rispetto allo Stato, essa diventa, direi, l'unità elementare del diritto delle genti. Questo è un passo significativo, perché la nazione ha soggettività primaria del diritto internazionale e non lo Stato, che è un derivato della nazionalità che acquista coscienza di se stessa. Mi ha colpito una impressione, una proposizione in cui Mancini parla di uno Stato che egli definiva onnipresente e artificiale, in contrasto all'idea di nazionalità che è spirituale, profonda e vitale, egli diceva. Quindi in questo contrasto Mancini arriva a dire che, come è stato già accennato da chi mi ha preceduto, il diritto di nazionalità è la più alta espressione della libertà dell'individuo, perché se la nazione deriva dalla coscienza della comunità delle persone, ogni individuo esprime al suo massimo livello la libertà attraverso il diritto di essere parte di una comunità nazionale. Quindi è un passaggio che evidentemente per i tempi in cui fu pronunciato fu estremamente importante. Nei rapporti internazionali, che conseguenze? La prima conseguenza è certamente che la nazionalità in cui si esprime ogni individuo diventa l'espressione della libertà di un intero popolo, cioè una comunità che ha coscienza spirituale di se stessa. Quindi in realtà da un lato c'è l'espressione collettiva di libertà e dall'altro, l'altra faccia della medaglia, il limite è evidente, il limite è l'eguale diritto che hanno le altre nazioni nei rapporti internazionali. Quindi da questo egli teorizza una costruzione di rapporti giuridici internazionali che non si fondano, come egli diceva, su patti artificiali o artificiosi, i trattati, ma si manifestano nella libera espressione, soprattutto morale, di una nazione che, libera, indipendente dalle altre nazioni straniere, ma non può prevaricare i diritti delle altre nazioni. Questo è un punto, direi, importante, perché nella dottrina di Mancini la nazionalità è non solo precedente rispetto allo Stato, ma anche, direi così, un principio quadro sovraordinato rispetto al diritto positivo degli Stati. E questo, come vedremo, avrà delle conseguenze. Una delle conseguenze è che in nome di questa superiorità, in nome di questa sovraordinazione, la nazionalità può determinare e sancire l'illegittimità del diritto positivo dello Stato se quest'ultimo lede i diritti delle comunità oppresse, cioè delle comunità che esprimono la nazionalità attraverso la loro coscienza collettiva. Quindi si supera questo aspetto dicendo che tanto è forte la primazia della nazionalità che deriva dalla coscienza collettiva di un popolo che in nome di questo il diritto positivo può recedere allorché oppressivo della comunità stessa che si fa nazione. Una conseguenza che Mancini traeva da questa sua tesi nel diritto internazionale riguarda i trattati, e cioè egli diceva: siccome non è lo Stato ma la nazione ad avere una soggettività originaria nel diritto internazionale, i trattati internazionali
che sono fonti di obbligazioni tra le società civili, ed ecco qui il limite, hanno un valore giuridico sì, ma non tale da attentare, distruggere i diritti inalienabili ed essenziali della morale, della nazionalità, della giustizia universale. Quindi, in base a questo principio, egli individua anche un limite agli ordinamenti positivi dei singoli Stati in nome di alcuni principi universali che non dai trattati, non dallo Stato, ma dalla nazione come collettività derivano. E vi è una frase che poi, come è stato già detto, dovremo rimeditare alla luce dell'attività di Mancini, ministro degli Esteri, mi ha particolarmente colpito. Per fare un esempio di questa recessività dei trattati e dell'ordinamento positivo degli Stati rispetto a questi valori universali, Mancini disse: sarebbero atti senza giuridico valore quelli, inclusi i trattati, con cui si pretendessero tagliare a brani una nazione, accoppiare in mostruosi connubi e spartire tra loro nobili e gloriosi popoli d'Europa come si divide un armento. Cioè questo principio che poi, alla luce di quanto Mancini, firmatario della Triplice Alleanza o, come dire, ispiratore di un percorso di colonizzazione, indubbiamente andrebbero e andranno riletti, ma questa era la sua dottrina più pura, più sincera, e quindi l'universalità di un diritto delle genti che mal si concilia con una costruzione artificiale che divide paesi e popoli come fossero degli armenti, diceva appunto Stanislao Mancini. Questi principi certamente sono estremamente innovativi, ma confermativi di una sua visione, che in questo proseguì negli anni, di una impossibilità che vi fossero atti, sia pure negli ordinamenti positivi degli Stati, che dall'esterno quindi attentassero all'eguaglianza, alla libertà e ai diritti inalienabili delle genti. Questo è un punto chiave, direi. Ma il pensiero di Mancini nei rapporti internazionali si riflette anche nella sua visione, che costruisce certamente il sistema del diritto internazionale privato. E qui forse più visibile è la sua modernità alla luce dei percorsi di costruzione contemporanea. Perché? Pensiamo alla partecipazione del Mancini, molto importante, alla redazione dei codici, del codice civile, del codice di procedura del Regno d'Italia. Ecco, quella visione di eguaglianza a cui ho fatto cenno si riflette poi nell'ambito del diritto internazionale privato nell'affermazione dell'eguaglianza tra cittadino e straniero. Questo è un altro punto chiave, perché dal principio manciniano secondo cui la libertà di ogni nazione trova un limite nella libertà delle altre nazioni deriva l'affermazione molto forte di un principio di sovranità, cioè il principio secondo cui ogni nazione può rifiutare l'applicazione di leggi straniere che contrastino con l'ordine pubblico interno. Quindi vi sono due principi che si tengono: affermazione della nazionalità e limite rispetto all'ingerenza di un ordinamento straniero confliggente, diciamo così, con l'ordine pubblico interno. Dall'altro principio, che è sempre un principio manciniano, di eguaglianza tra gli ordinamenti, la pari ordinazione in termini di dignità degli ordinamenti, che sono evidentemente a confronto tra loro, ma uno non può prevalere sull'altro, secondo la sua visione, deriva un'altra importante teorizzazione, quella del riconoscimento prima
e dell'esecuzione poi delle sentenze straniere in Italia, che per decenni hanno impegnato la nostra giurisprudenza, la delibazione, il riconoscimento, l'esecuzione delle sentenze straniere. E certamente egli pensava che dalla eguaglianza tra ordinamenti discendesse un principio che lui chiamava una ricerca per favorire e soddisfare in egual misura gli interessi di italiani e stranieri, applicando loro, su basi di perfetta parità, i rispettivi diritti nazionali. Quella era la sfida di ciò che poi divenne il diritto internazionale privato. E io direi che la più alta espressione di questo pensiero è il Codice Civile del 1865, perché quando nell'articolo 3 si afferma che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino, cade la storica affermazione del principio di reciprocità. È chiaro che questo è un passo avanti che addirittura abolisce le difformità che nella storia del diritto avevano colpito i diritti dello straniero. Tanto è vero e tanto fu, come dire, avanzata quella teorizzazione che in quel momento quella norma era la più avanzata del mondo sotto il profilo del riconoscimento dello straniero. Perché? Perché, come gli addetti ai lavori sanno, il codice napoleonico prevedeva la reciprocità sulla base dei trattati, cioè sulla base degli accordi, mentre il codice del 1865 affermò la piena parità. E nel 1942 il nuovo codice civile tornò alla piena reciprocità, quindi Mancini, parità tra italiano e straniero, codice Napoleone, reciprocità sulla base dei trattati, codice civile del 1942, reciprocità to court, cioè sulla base della legge, quindi una reciprocità che non è nemmeno negoziata come nel diritto napoleonico, ma è semplicemente imposta in quanto deriva direttamente dalla legge. Quindi in questa scala noi vediamo quanto la prima norma, quella del Mancini, fosse assolutamente più avanzata da questo punto di vista anche rispetto a ciò che successivamente scrisse il nuovo codice civile. Certamente quel riconoscimento fu, come dicevo, un riconoscimento molto avanzato e probabilmente vi fu nel suo pensiero in qualche modo lui fu precursore di ciò che in un altro documento egli, non voglio dire spiegò, ma elaborò ulteriormente, perché dalla prolusione di Torino, se noi andiamo ad un importantissimo saggio molto successivo del 1873, un saggio che fu pubblicato in francese proprio quando si aprirono i lavori dell'Institut du droit international, che era un'altra creatura del Mancini, che lo volle e lo costituì, ebbene, in questo saggio del 73 il titolo già fa comprendere il contenuto. Esso si chiamava Utilità di rendere obbligatorie per tutti gli Stati, sotto la forma di uno o più trattati, alcune regole del diritto internazionale privato per assicurare la decisione uniforme dei conflitti tra le differenze legislazioni civili e criminali. Comprendete bene di quale ampiezza fosse la sua visione, e coloro che avranno il piacere di leggere questo saggio potranno trovare una visione allargata a una variegata tipologia di settori che, come avete appena sentito, si estendeva persino alla risoluzione dei conflitti tra legislazioni penali. Quindi un passaggio estremamente avanzato ancora una volta, ma, come ho detto, questa era una visione
che sottendeva un pensiero profondamente politico. Io ho provato a ragionare, a pensare perché un passaggio così avanzato nel 1865 sul riconoscimento pieno del diritto dello straniero senza reciprocità. E ho trovato una suggestione estremamente interessante nel pensiero di un grande giurista dei nostri tempi, il professor Ferrari Bravo, recentemente scomparso, che mi ha fatto comprendere come probabilmente in quel pensiero di Mancini di sopprimere la reciprocità c'era un pensiero, un'istanza politica dell'Italia del 65, un'istanza che attribuendo diritti agli stranieri che venivano in Italia, ma che non erano certamente molti in quel tempo, poteva forse maturare la speranza che quell'esempio dell'Italia portasse altri paesi, che invece erano paesi di destinazione dell'immigrazione italiana dell'epoca, a fare lo stesso nei nostri confronti. Quindi forse non fu per caso quella iniziativa così avanzata in un momento in cui l'emigrazione italiana trovava crescenti difficoltà e limitazioni ai propri diritti nei paesi dove gli emigranti italiani andavano. Era una concessione estremamente liberale che forse poteva sottendere a una visione politica di accompagnare l'emigrazione italiana auspicando che negli altri paesi che erano già all'epoca nazioni e con le quali noi avevamo trattati potessero in qualche modo seguire una strada analoga, certamente a beneficio degli italiani e degli emigrati italiani, cosa che purtroppo non fu nei paesi di emigrazione di tanti nostri connazionali a quei tempi, ma per sforzarsi di capire forse la nobiltà di questa azione politica potrebbe avere anche un pensiero di questo genere. Un altro momento di particolare altezza scientifica, ma direi anche istituzionale, nell'attività di Mancini fu quando egli presiedette, è stato ricordato, la commissione parlamentare che esaminò i disegni di legge dell'allora ministro degli esteri Visconti Venosta. Ma ce ne fu uno di disegno di legge in cui Mancini, come dire, dette il meglio in questa fase storica: la abolizione della giurisdizione dei consolati italiani in Egitto. E se ci leggiamo le pagine, come io ho avuto la possibilità di fare, c'è una relazione parlamentare del 20 marzo 75 in cui, partendo dal principio che la giurisdizione consolare concedeva ai membri delle comunità degli stati e poi dopo l'unificazione ai membri, ai cittadini dell'Italia, di essere giudicati nelle loro controversie dai nostri giudici e consoli e secondo le leggi del paese nativo, questo accadeva, e fu la denuncia di Mancini in Parlamento, lontano dalla patria e anche in territori e zone del mondo con una tradizione e cultura profondamente diversa, ad esempio paesi arabi, tanto è vero che si discusse in quella occasione della giurisdizione consolare in Egitto. Ascoltate le parole con cui Mancini demolì la giurisdizione consolare italiana. Egli la definì un istituto giuridico che deroga ai veri principi di giustizia internazionale, e cioè una reliquia dei rozzi ordinamenti del Medioevo, un'offesa all'indipendenza nazionale dei popoli ai quali soli compete la sovranità territoriale nei rispettivi paesi, uno stato di cose, cioè incompatibile con l'attuazione piena e rigorosa del diritto delle genti. In queste frasi, in questa relazione storica che francamente è assai poco nota, vi era un altro pezzo di pensiero politico altissimo di Mancini che propugnava il diritto delle genti e lo propugnava in modo da esaltarne a tal punto l'universalità che iniziò proprio parlando di un paese musulmano e non cristiano, e cioè affermando che l'universalità delle genti
e il diritto dovere dei popoli di farsi giustizia con le loro leggi e non con quelle dei consoli che giudicavano gli italiani in Egitto, derivava da un'universalità che univa in quel momento il mondo cristiano e il mondo musulmano. Fu una demolizione coraggiosa del diritto consolare che ci fa capire come lui pensasse al superamento di un dualismo storico tra l'umanità cristiana e l'umanità musulmana in nome del diritto universale delle genti. E anche questo è estremamente avanzato se noi pensiamo che si parlava del 1873 e che molto, molto, molto tempo dopo il tema ha modernità e importanza ancora oggi, a grande distanza da quanto Stanislao Mancini parlava. Alla luce degli eventi, degli atti e delle decisioni che la comunità ha preso molto tempo dopo che Mancini parlava di diritto internazionale privato, noi ne comprendiamo la modernità. Vi ho detto del trattamento degli stranieri, del superamento della giurisdizione consolare. Ebbene, possiamo dire che questo diritto universale delle genti forma un elemento originatore, mi posso permettere di dire, di un pensiero giuridico su cui fu costruita non solo quell'articolo della nostra Costituzione che è l'articolo 2, ma anche il principio di universalità di diritti che sta nella Carta fondamentale dei diritti dell'uomo. Come non vedere in questi principi di universalità dei diritti dell'uomo il portato che poi arriverà alla Carta fondamentale delle Nazioni Unite? Ma c'è un altro aspetto di modernità su cui mi vorrei soffermare, quella modernità sulla armonizzazione degli ordinamenti che noi vediamo tradotta, diciamo così, nel percorso che ha portato l'Unione Europea a crescere nel suo percorso di integrazione. È un'unificazione legislativa che ha portato tanti passi avanti proprio in quei settori di cui Mancini parlava molto tempo fa. Vorrei dire che circa un secolo, forse più, dopo quel grande saggio sul diritto delle genti e sull'auspicio di regole di soluzione di conflitti, i paesi dell'Unione Europea hanno, dal Consiglio di Tampere in poi, affrontato e compiuto passi estremamente rilevanti proprio nello spazio comune della libertà, giustizia e sicurezza. È forse uno dei settori di cui Mancini parlava, alludendo al diritto civile e anche a quello criminale, su cui l'Europa, malgrado i problemi di oggi, ha fatto grandi passi avanti. Pensate alla immediata applicabilità delle decisioni nel diritto civile. È realtà, secondo l'ordinamento europeo di oggi. Pensate alle ingiunzioni di pagamento, pensate nel diritto civile alle controversie di modico valore che non richiedono più procedimenti di delibazione negli stati diversi da quello in cui fu adottato il primo provvedimento. Pensate nel diritto penale al mandato di arresto europeo. Grandi acquisizioni che in ambito europeo derivano dalla necessità di un'armonizzazione in un ambito più ampio. Ecco, vedete, se questo percorso di armonizzazione che ancora non si è esaurito, fortunatamente dico io, un percorso di integrazione europea, vede il diritto della persona posto a rischio, ecco che oggi, così come allora Mancini auspicava, anche questo ordinamento comune dell'Europa si deve fermare dinanzi al rischio di attentare al diritto della persona. Il presidente Paino ha ricordato una sentenza della terza sezione giurisdizionale, che ho l'onore tra l'altro di presiedere, in cui il limite alla rinviabilità o rimpatriabilità del non avente diritto sul territorio nazionale è quello che nel paese, ancorché il primo paese di rimpatrio, non vi siano garanzie sufficienti
ancorché quel paese sia membro dell'Unione Europea. Si trattava dell'Ungheria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha condannato il Belgio per avere rimpatriato rifugiati verso la Grecia, malgrado le condizioni dei campi di assistenza della Grecia non fossero in linea con quei principi appunto universali di tutela dei diritti della persona. Quindi armonizzazione, ma limite alla fine nella tutela del diritto individuale della persona. È chiaro che qui il pensiero di Mancini, molto più di un secolo dopo, lo ritroviamo. Concludo le mie riflessioni ricordando brevissimamente ciò che già è stato ampiamente detto dal professor Pescosolido. L'attività di ministro degli esteri, molti hanno detto ci fu incoerenza, io dico ci fu soltanto la doverosa necessità di far riferimento ad una ragion di Stato in un'epoca in cui in particolare sul bacino del Mediterraneo altri Stati europei stavano dimostrando un crescente interventismo che sino ad allora l'Italia aveva rifiutato, ma che a un certo punto non poté rifiutare più. E quindi ecco la importante sottoscrizione della triplice alleanza con la Prussia e con l'Austria, ecco le azioni che fecero definire Mancini colui che avviò il percorso del nazionalismo italiano, e percorso che gli costò una critica estremamente severa, proprio perché lui stesso, che aveva teorizzato la impossibilità assoluta di dividere o di sottomettere popoli come gli armenti, diceva lui, aveva in sostanza dato vita all'invasione su Assab, al possesso di Massaua, e insomma aveva, secondo i suoi critici in Parlamento, contraddetto tutto questo. Io credo che fu questo che gli costò particolarmente come giurista e come uomo, ma che gli costò anche il posto di ministro degli esteri, perché, come la storia ci insegna, proprio il voto su quelle iniziative, diciamo, di avvio della colonizzazione fu un voto talmente risicato in Parlamento che lui si dimise e il governo De Presi scadde. Quindi è proprio dalle critiche che lo ferirono profondamente che derivò la fine della sua esperienza politica e ministeriale. La sua conclusione fu un impegno parlamentare, e voglio ricordare come ultimo, che egli ebbe la fortuna, avendo speso tutta la vita a lavorare sui diritti della persona, ebbe la fortuna, contribuendo con un suo discorso anch'esso molto importante alla Camera dei Deputati sui lavori sulla discussione generale al codice penale, di sostenere e di vedere approvato all'unanimità l'ordine del giorno che aboliva la pena di morte in Italia. Questo è un passaggio talvolta dimenticato, con cui lui chiude la sua carriera ormai da ex ministro, con un discorso appassionato che però gli permise di ottenere un ultimo riconoscimento alla sua carriera, cioè che il Parlamento, ragionando del codice penale, votò un ordine del giorno in cui si affermava la necessità dell'abolizione della pena di morte. Egli concluse quindi un'azione parlamentare con un risultato politicamente straordinario sotto il profilo del diritto universale delle genti. Io penso che questo sia il modo migliore di ricordarlo, non per qualche contraddizione che gli fu rimproverata da ministro degli esteri, ma come colui che ha posto le basi per il diritto internazionale, soprattutto privato, ancora oggi nel percorso di integrazione europea, e per avere detto una parola forse incancellabile sul diritto della persona umana e sulla tutela non negoziabile delle sue prerogative. Grazie molto.
Grazie. Grazie molto. Ringrazio il Presidente Pertini che ci ha fatto un quadro bellissimo della dialettica manciniana tra Stato e Nazione, e soprattutto con quest'ultima conclusione che è il corollario della vita di Mancini, il superamento e quindi l'abolizione della pena di morte che entrerà nel codice Zanardelli dell'89. Darei adesso la parola a Franco Gaetano Scoga, professore emerito dell'Università di Roma, la cui relazione è Pasquale Stanislao Mancini e la giustizia amministrativa. Entro mezz'ora, perché voi approfittate del fatto che a me piace sentirvi e io non mi interrompo. Grazie Presidente. In realtà la relazione sulla giustizia amministrativa e Mancini è già stata fatta dal Presidente Paino, quindi io mi limiterò a fare le note di una relazione che è già fatta. Anch'io devo prendere le mosse però dal famoso passaggio che si trova nel primo giorno del dibattito parlamentare sulla legge abolitrice del contenzioso amministrativo. Che cosa disse Mancini? Disse sia pure che l'autorità amministrativa non abbia provveduto con opportunità e saggezza, sia pure che abbia rifiutato al cittadino una permissione, un vantaggio, un favore, che ogni ragione di prudenza e di buona economia consigliasse di accordargli, sia pure che questo cittadino sia stato conseguentemente ferito, anche gravemente, nei propri interessi, e che perciò. Ed ecco, signori, a questo punto sorgere il criterio proposto dai più illustri pubblicisti adottato dalla Commissione Camerale della Camera. Che cosa ha sofferto il cittadino in tutte le ipotesi testé discorse? Semplicemente una lesione di interessi. Ebbene, che si rassegni. Ecco, su questo passaggio e soprattutto su questa espressione, che si rassegni, che è molto pesante perché esclude qualsiasi tutela di questi interessi, si appuntano tutte le lodi da una parte e tutte le critiche dall'altra dell'azione riformatrice di Mancini. Vedremo poi qual è il significato effettivo di questa espressione. Pasquale Stanislao Mancini era un conte avellinese, giurista eclettico, come è stato detto, professore universitario, fu in dubbio il protagonista del dibattito che si aprì sulla legge di abolizione del contenzioso amministrativo, fu l'alfiere degli abolizionisti e si scontrò per questo con Filippo Cordova, che era barone siciliano, alfiere dei riformisti non abolizionisti, consigliere di Stato. Tra i due si sviluppò un duello oratorio che, secondo Salandra, restò memorabile nei fasti del Parlamento italiano. E non fu privo, per la verità, anche di tratti formalmente corretti, ma sostanzialmente acrimoniosi. Anche prescindendo dalla novità delle tesi giuridiche furono poste in campo, dalla ricchezza degli argomenti e dalla forza dialettica impiegata per sostenerle, dall'appropriatezza degli esempi portati a chiarimento, i ripetuti interventi dei due duellanti si segnalano anche per la profondità delle ricostruzioni storiche dell'istituto del contenzioso amministrativo e per l'ampio esame critico della legislazione comparata. Ci furono ovviamente molti altri partecipanti di spessore, basti rammentare Rattazzi, Crispi, l'apprezzato avvocato milanese Antonio Mosca, il ministro Peruzzi, ma il duello oratorio tra i due campioni restò centrale e fu determinante. La discussione parlamentare ebbe inizio con un colpo di scena. Il testo presentato alla Camera dal ministro Peruzzi era stato profondamente cambiato dalla commissione cui era stato affidato l'esame preliminare. Da un progetto moderatamente riformatore era diventato un progetto rivoluzionario.
ne prevedeva la totale abolizione del contenzioso amministrativo. Disse Rattazzi: il ministro, con una rendevolezza certamente singolare, aveva espressamente consentito che fosse messo come oggetto della discussione il testo della Commissione e non quello che egli stesso aveva presentato. In effetti il testo ministeriale era stato redatto sulla base di un precedente progetto presentato dall'allora Presidente del Consiglio Rattazzi, il quale era personalmente contrario all'abolizione dei tribunali amministrativi. Peruzzi, ministro dell'Interno del subentrato governo Minghetti, era invece favorevole alla loro abolizione e lo dimostrò chiaramente nel corso della discussione. Quali i temi del dibattito? La necessità o utilità di una legge sul contenzioso amministrativo, la opportunità dell'abolizione di un istituto di lontana provenienza francese che era presente in quasi tutte le esperienze preunitarie, il criterio del riparto delle controversie già proprie dei tribunali del contenzioso amministrativo tra il giudice ordinario e l'amministrazione pura. Sul primo tema, la necessità dell'intervento legislativo, non ci furono dissensi. Fu generale la convinzione che il problema dovesse essere affrontato per porre rimedio alle differenti discipline ancora in vigore nelle varie province del Regno. Occorreva con urgenza che si giungesse a una disciplina uniforme per l'intero territorio nazionale. Nelle varie parti del Regno erano in vigore le antiche discipline, cosicché la situazione si presentava al legislatore unitario profondamente variegata. Vi erano province in cui il contenzioso amministrativo era stato abolito, sia pure di recente, cioè l'Umbria e le Romagne, province in cui il contenzioso vigeva da più lungo tempo, disciplinato in modi diversi, per competenza, ad esempio più larga a Napoli, più ristretta a Torino, per procedure più compiuta a Napoli, più grezza a Torino, per natura delle decisioni, decisione definitiva a Torino, semplice avviso, viceversa a Napoli, vi erano infine province in cui il contenzioso aveva dato buon esito e veniva sostenuto e dove viceversa era valutato negativamente. Lo scontro si ebbe su tutti gli altri temi sovraelencati, in primo luogo sulla opportunità di abolire completamente il sistema del contenzioso amministrativo. Gli argomenti di contrasto furono di ordine teorico e di carattere pratico. Mancini, come la maggioranza dei componenti della Camera, era fortemente attratto dalle tesi del Duca di Broglie, esposte nel suo notissimo articolo del 1828, ed era un conoscitore e ammiratore dell'esperienza belga. Il testo della Commissione venne redatto sostanzialmente copiando alcuni articoli della Costituzione belga del 1831. Cordova invece aveva una lunga esperienza di avvocato ed era allora membro del Consiglio di Stato. Aveva cioè una cognizione ampia e concreta dei vantaggi che il sistema del contenzioso amministrativo, qualora fosse ben disciplinato, poteva arrecare alla tutela effettiva dei cittadini. Non fu un contrasto tra un eminente teorico e un attrezzatissimo pratico, ma la differenza di impostazione risulta evidente e più lo diverrà quando la legge, redatta secondo lo schema della Commissione, sarà messa in applicazione. Cordova intendeva conservare il contenzioso amministrativo. A suo giudizio occorreva soltanto eliminare, come egli stesso disse, la esuberanza di attribuzioni nell'amministrazione attiva a danno dell'amministrazione contenziosa e la esuberanza, la eccedenza da parte dell'amministrazione contenziosa a danno dell'amministrazione giudiziaria. Voleva cioè riequilibrare l'ordine delle competenze, trasferendo al giudice ordinario la tutela dei veri diritti, proprietà, libertà, stato delle persone, lasciando ai tribunali del contenzioso amministrativo la cognizione che egli chiamava i diritti minori, minori perché subordinati alle determinazioni dell'amministrazione circa la necessità e l'utilità pubblica. Mancini riteneva invece che la tutela effettiva dei diritti, di tutti i diritti,
dei cittadini potesse essere fornita soltanto dal giudice, ossia da giudici indipendenti dall'amministrazione ed inamovibili. E considerava il contenzioso amministrativo come un imperfettissimo mezzo di difesa dei cittadini, una larva di giustizia, un sistema ibrido ed ipocrita che afferma e nega, concede e ritoglie. Si notino le espressioni pesantemente colorite. Mancini poneva un'alternativa secca. O la giustizia amministrativa è parte legittima dell'amministrazione e non ha ragione alcuna di avere esistenza separata e propria, cioè negava la possibilità di avere un'amministrazione contenziosa accanto all'amministrazione attiva. Oppure non è ed appartiene alla vera funzione di giudicare e allora non può aspettare all'amministrazione, deve aspettare al giudice. In questa alternativa è il nocciolo delle due diverse concezioni. Per Cordova giudicare l'amministrazione era ancora amministrare. Si trattava ancora di una funzione eminentemente amministrativa. Egli non voleva affatto amministratori giudici. Lo specificò chiaramente. Il Consiglio di Prefettura non è un giudice. Voglio che l'amministrazione soltanto cerchi di trovare la verità con metodi a conci, che gli si conferisca una certa responsabilità con la pubblica discussione. Voglio delle forme che diano agio ai cittadini che credono lesi i suoi interessi a far valere le loro ragioni. Né perciò, aggiungeva, l'amministrazione si converte in giudice. Non è la pubblicità, non è il collegio, non è il rito che fa il giudice, ma lo fa la missione di pronunciare nella materia dei diritti privati. L'essere inamovibile, indipendente, non potere in conto alcuno pronunziare in via di disposizione generale, non poter ritardare la sentenza sotto pretesto di silenzio della legge. Il contenzioso amministrativo doveva assicurare solo garanzie formali, l'esame collegiale, il contraddittorio, la discussione orale, nell'esercizio di una funzione che permaneva amministrativa. La soluzione delle controversie restava pienamente nell'ambito dell'amministrazione. Pertanto gli organi del contenzioso dovevano fornire soltanto pareri, spettando la decisione ai vertici amministrativi, e i membri dei tribunali del contenzioso non dovevano affatto essere inamovibili. Egli si ispirava più o meno al sistema in vigore nelle province meridionali, che considerava sulla carta il meglio disciplinato. All'opposto, Mancini era convinto che la tutela dei diritti soggettivi abbisognasse di giudici inamovibili, indipendenti dall'amministrazione, imparziali. Non poteva quindi che combattere con decisione tribunali e contenzioso amministrativo che considerava, badate bene, un potere giudicante il quale non ne avrebbe che il nome. Riteneva che potesse logicamente concepirsi soltanto quella che allora si designava come amministrazione pura, cui spettava la cura degli interessi generali, la tutela dei diritti, la soluzione delle controversie giuridiche, in particolare le controversie dell'amministrazione che fossero giuridiche, cioè che fossero relative a diritti, spettava al giudice. Rinfacciava a Cordova la prospettazione e la difesa di una tesi timida e insoddisfacente. Non seppe richiedere, disse, del contenzioso amministrativo altre guarentie che la collegialità e la pubblicità della discussione, ma non la inamovibilità né l'assoluta indipendenza del giudice. Era pienamente convinto che i diritti civili o politici dovevano essere fatti salvi in faccia alla potestà amministrativa. Essi dovevano rimanere sottratti all'azione di questa, dovevano essere dalla medesima rispettati e lasciati integri ed incolumi, ad eccezione di casi specialissimi. Le tesi, pur così diverse, venivano tutte giustificate alla luce del principio della separazione dei poteri, ma è evidente che si fronteggiavano due diversi modi di intendere il principio. L'uno lo interpretava in modo oggettivo, come distinzione di funzioni, l'altro lo interpretava in modo soggettivo, come separatezza degli apparati di potere.
Lo scontro si continuò, anzi si fece più serrato e direi per noi più interessante, sul criterio di riparto tra controversie da attribuire al giudice e controversie da attribuire all'amministrazione pura. Cordova, ispirandosi al progetto ministeriale, molto simile al precedente progetto Rattazzi, riteneva adeguato utilizzare per il riparto il criterio della enumerazione, elencando le questioni da affidare al giudice e quelle da affidare ai tribunali e al contenzioso amministrativo che lui voleva salvare. La Commissione invece aveva optato per l'utilizzo di una clausola generale fondata sulla differenza tra diritti e interessi. E Mancini era convintissimo che questo fosse l'unico criterio razionale e lo difese a spada tratta, sostenendo che la differenza tra le nozioni di diritto e di interesse era già conosciuta e illustrata nei manuali di diritto amministrativo, che essa era chiara, semplice ed avrebbe eliminato o almeno fortemente ridotto i conflitti di attribuzione. Mancini si ispirava a nozioni comunemente accettate nelle sedi dottrinali dell'epoca. Riteneva ed affermò con vigore che, tranne casi specialissimi espressamente stabiliti dalla legge, non poteva esserci incontro e scontro tra i diritti dei cittadini e i poteri dell'amministrazione. I primi appartenevano a un settore giuridico in cui non vi erano poteri, i secondi rientravano in settore in cui non vi erano diritti. A fronte dei poteri amministrativi potevano esserci solo interessi, ossia entità prive di rilevanza giuridica. Nel settore dei diritti l'amministrazione non poteva legittimamente entrare. Se vi entrava violava la legge e pertanto poteva essere convenuta dinanzi al giudice dei diritti. Viceversa, nel settore dei poteri dell'amministrazione e del perseguimento del bene pubblico, non essendoci diritti da rispettare, non doveva trovare soverchi ostacoli negli interessi individuali o collettivi. Dunque, secondo tale impostazione, Mancini poteva dichiarare che l'amministrazione ha bensì il mandato di esercitare le funzioni che le spettano e di compiere tutti gli atti che tendono al conseguimento dei suoi fini, ma sotto la condizione di non eccedere in quell'esercizio e nella scelta dei suoi atti tali limiti, cioè di non violare alcun diritto, di adempiere i propri obblighi, di non infrangere alcuna legge. I diritti dei cittadini erano considerati il limite invalicabile posto all'amministrazione, ma entro tale limite l'amministrazione doveva godere di indipendenza assoluta. Nulla può esservi di contenzioso, sosteneva Mancini, dove non è doglianza propriamente di alcun diritto violato né alcuna legge infranta. Lo schema teorico era limpido: per i diritti, ossia per gli interessi giuridicamente rilevanti, era indispensabile, irrinunciabile la tutela giurisdizionale. Per gli interessi giuridicamente irrilevanti la tutela giurisdizionale era di contro addirittura inconcepibile. Ove gli interessi venissero lesi, ci si doveva rassegnare, o meglio, si poteva ricorrere a forme di tutela di ordine schiettamente amministrativo, forme quindi proprie dell'amministrazione pura. Non vi era alcuno spazio per la cosiddetta amministrazione contenziosa. Non può negarsi, tuttavia, che la costruzione avesse, sia pure nella sua eleganza formale, un che di schematico, nel senso che non interpretava appieno la complessa realtà delle cose. Per questo fu contestata dai sostenitori del contenzioso amministrativo, sia dal punto di vista teorico, sia per le sue conseguenze pratiche. In primo luogo si mise in dubbio, ma credo a torto, la distinzione tra diritti e interessi. In realtà si disse che non era una distinzione chiara che potesse fare veramente da criterio di riparto tra le due competenze. Ma fu Cordova che introdusse l'argomento più nuovo e rilevante, sostenendo che accanto ai veri diritti, i diritti maggiori, esistevano i diritti minori, quelli che Broglie pensò di chiamare interessi legittimi, entere a pressie. Cosa sono, si chiedeva Cordova, questi interessi da apprezzare, da valutare? Che cosa sono se non diritti? Non vi è altra differenza tra questi diritti e quelli che sono confidati
alla tutela dell'autorità giudiziaria, se non che si tratta di diritti che sono subordinati alla considerazione dell'autorità pubblica, di diritti minori, di diritti subordinati. Li chiamo diritti, aggiunse, perché ogni qualvolta vi è un interesse legittimo, fondato, un interesse a far conseguire giustizia, vi ha un diritto naturale ad ottenerlo. A questo punto la discussione virò, prese a considerare le conseguenze pratiche della distinzione tra diritti e interessi. Ci si chiese perché ai primi si assicurava la tutela giurisdizionale e ai secondi non si assicurava né alcuna tutela contenziosa. Perché, si disse, non lasciare il sistema del contenzioso amministrativo almeno per le controversie sugli interessi? Trattarsi si chiedeva se fosse meglio permettere che provvedano gli amministratori in via gerarchica a porte chiuse, senza sentire coloro che sono interessati, o non piuttosto circondare i reclami che possono sorgere di quelle più grandi e necessarie cautele che presentano la pubblica discussione e i giudici che decidono collegialmente. E Cordova aggiungeva, c'è una parte viva ed è grandissima, ed è precisamente quella parte che concerne l'esame dell'opportunità, della necessità che colpisce gli interessi, quelli che io chiamo diritti subordinati, la quale non deve essere sfornita delle garanzie del contenzioso amministrativo. A queste perplessità fa eco l'autorevole voce di Massimo Severo Giannini, che un secolo e mezzo dopo, come dice lui a mente rasserenata, considerava misterioso e incomprensibile come i curvali di giuristi del 1865 non si siano resi conto che il ricostituito omaggio al giudice ordinario della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo significava lasciare senza giudice oltre metà delle possibili controversie contro l'amministrazione pubblica. Mancini stesso, d'altronde, riconosceva l'esistenza di interessi ragionevoli, rispettabili, legittimi nell'ordine delle convenienze, che potevano essere pregiudicati dall'amministrazione nell'esercizio della sua missione, mirante alla soddisfazione dell'interesse pubblico. Ma siccome tali interessi non risultavano assicurati da una legge che li innalzasse a diritti, non potevano che essere lasciati che alla discrezione dell'amministrazione. Possiamo domandarci se Mancini e con lui tutti coloro che approvarono l'abolizione del contenzioso amministrativo fossero realmente così ciechi o così insensibili nei confronti del problema che con l'abolizione del sistema per contenzioso veniva a determinarsi, ossia la riduzione delle garanzie per gli affari, come dice l'articolo 3 della legge, nei quali non si faccia questione di un diritto civile o politico. La risposta, almeno per quanto riguarda Mancini, è a suo favore. Lo scagione dalla pesante contestazione. Vi sono a proposito tre argomenti. Il primo è che Mancini era pienamente convinto che aboliti i tribunali del contenzioso amministrativo, tutte le controversie di loro competenza sarebbero passate in blocco al giudice. Abbiamo diligentemente procurato, disse, e confidiamo che per effetto di questa legge nessuna parte di tali materie passerà nell'assoluta balia della pura amministrazione. Questa, se non era una convinzione pienamente esatta, non era nemmeno totalmente infondata. Nello stesso dibattito si sottolinearono più volte che i tribunali amministrativi, dove più dove meno nelle diverse province del Regno, si dichiaravano incompetenti quando nelle deduzioni dei ricorrenti non ravvisavano la lesione di diritti soggettivi o la violazione di specifiche norme di legge. Se in seguito l'applicazione delle disposizioni della legge abolitrice dimostrò il contrario, in larga parte ciò dipese da una restrittiva, ma restrittivo fino alla loro sostanziale violazione di quelle disposizioni che erano state approvate. Ad esempio, non si tenne adeguato conto della disposizione che consentiva al giudice di trattare e decidere le cause, anche se vi fossero stati emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa. Gli atti amministrativi, tutti, senza la distinzione
che poi sarà fatto tra atti di imperio e atti di gestione, potevano essere conosciuti dal giudice, il quale non poteva revocarli o modificarli, ma poteva eliminarne gli effetti pregiudizievoli per i diritti soggettivi. C'è un secondo argomento. Alla tutela degli interessi veniva chiamata l'amministrazione pura. È vero, ma si dettavano regole precise per l'esercizio dei suoi poteri. L'autorità amministrativa provvede circondata da garanzie, cioè con decreto motivato, ammesse le deduzioni degli interessati, uditi quei consigli amministrativi che le leggi prevedono. Tutto ciò si badi prima dell'adozione del provvedimento, ossia nel corso di ciò che sarà in seguito, decenni dopo, chiamato procedimento amministrativo, prima e a prescindere dall'eventuale e comunque successivo ricorso gerarchico. In terzo luogo, Mancini riteneva che non fosse la legge sull'abolizione, questo è stato già ricordato, nel contenzioso amministrativo la sede adatta per disciplinare a dovere il modo di esercizio delle funzioni amministrative. Verranno all'attenzione della Camera, dicevo lui, devo finire, va bene, altre occasioni in cui questo potrà essere. Qual è il giudizio che fu dato di questi avvenimenti? Feliciano Benvenuti nel 1975 scriveva che la legge del 65, che sembra a noi oggi il principio del riconoscimento della posizione del cittadino nei confronti dell'amministrazione, fu al contrario la riaffermazione della indipendenza dell'amministrazione di fronte al giudice. Non è fortunatamente questa la sede per valutare la legge abolitiva del contenzioso. Restando al tema che concerne l'apporto di Mancini, bisogna riconoscere che egli, di fronte al modo in cui la legge veniva applicata, si rese subito conto che essa non aveva centrato gli obiettivi per i quali egli l'aveva così validamente sostenuta. Ed è questa la ragione, io credo, per la quale egli si votò con particolare sollecitudine e particolare impegno alla modifica della legge sui conflitti, la quale fu approvata quando lui era ministro della giustizia nel governo De Pretis. Questo non sminuisce certo l'impegno costante che Mancini dette all'affermazione in concreto delle idee del cosiddetto costituzionalismo liberale, e non può far dimenticare che comunque fu uno dei principali artefici di una legge che, dopo aver interessato i costituenti, resta in vigore ancora oggi, dopo un secolo e mezzo dalla sua redazione. Nella relazione del 16 giugno 75, cioè nel dibattito sul conflitto di attribuzione, Mancini scriveva: lo Stato moderno non può ammettere che una sovranità, una giustizia a tutti i comuni, è perciò una giurisdizione moderatrice di tutti gli altri poteri, limite e impedimento insuperabile ad ogni eccesso di autorità. E questo, io credo, è il suo testamento costituzionale. A conclusione, prendo a prestito il giudizio di Salanda sul valore dell'opera di Mancini. Mancini fu il più illustre fra i moderni giuristi italiani della scuola liberale e il più valido propugnatore tanto della riforma del 65 quanto di quella del 77. Approssimandosi il doppio centenario, questo giudizio rimane pienamente valido. Ho rispettato i tempi. Grazie, professor Scioda, che ci ha illustrato e illuminato quelle che sono gli approcci che Mancini ebbe nei confronti della giustizia amministrativa. Andiamo adesso a parlare del professor Lorenzo Delfino, che ci illustrerà lo stato della Chiesa in quale sta andando dal separatismo di Cavour al giurisdizionalismo. Io mi rendo ben conto di prendere la parola quando
la fatica dell'ascolto ha ampiamente superato il limite di guardia e mi guardo bene anche dal pronunciare il fatidico e pericoloso sempre sarò breve, ma faccio appello al Comitato perché voglia accogliere i più corposi contributi, le fatiche dei relatori, perché i temi che sono stati assegnati sono tutti tali da non poter essere già svolti nella mezz'ora. Io spero, insomma, anche per dare poi al professore Romano il giusto spazio. Dunque, il tema che mi è stato affidato è quello dei rapporti tra Stato e Chiesa nel pensiero e vorrei dire ancor meglio nell'agire politico di Mancini. Affrontare questo tema significa affrontare l'ultimo capitolo, il più drammaticamente conflittuale, di una storia molto lunga e complessa del rapporto tra potere secolare e potere ecclesiastico. Una storia travagliatissima che quando Mancini operava aveva 1500 anni di storia e con Costantino che si apre questo rapporto complesso. Se si volesse tentare una sintesi, con tutta la superficialità delle sintesi, di questa storia travagliata, si potrebbero utilizzare due termini coniati da un dotto ecclesiasticista del Settecento, dei primi del Settecento, Bener, cesaropapismo e papocesarismo. Con Costantino si avvia la fase del cesaropapismo, dell'ingerenza, cioè del potere temporale negli affari della Chiesa, la pretesa, e questa pretesa durerà fino, potremmo dire, con la semplificazione che il tempo impone, questa ingerenza potremmo dire che dominerà il campo fino all'undicesimo secolo, quando con la rivoluzione gregoriana si realizza uno scenario diverso e si può allora parlare di papocesarismo, cioè della pretesa della Chiesa e del suo pontefice di far da reggitore del mondo e da in qualche modo regolatore della vita degli stessi stati. Non si può comprendere quello che avviene nell'ultimo capitolo se non si ha in qualche modo chiaro lo sfondo sul quale va collocato questo capitolo. E Mancini ne era consapevole, difatti nei suoi interventi lui molto si appoggia a eventi, fatti e persone storiche, ma da quel grande avvocato che era, logicamente seleziona fatti ed eventi in funzione di quelle che erano le sue tesi. Nell'Ottocento, quando si realizza quest'ultimo momento di scontro, si era realizzato intanto una variante rispetto allo schema classico dei secoli precedenti. Non c'era più lo scontro tra due sovrani, ma c'era un sovrano, il Papa, e una giovane democrazia parlamentare, polifonica, una destra, una sinistra, una destra moderata e una destra radicale, una sinistra moderata, una sinistra radicale. Dominava la scena, vi ripeto, questo Papa ancora sovrano, Pio IX, un personaggio complesso, molto complesso. Pio IX era un personaggio piissimo, tanto frugale e spartano nella vita privata, quanto compreso della imprescindibilità del ruolo regale, di una regalità temporale del pontefice romano. È il Papa del sillabo, a 10 anni dalla proclamazione del dogma dell'Immacolata, è il Papa dopo l'Unità d'Italia, che egli considera uno scempio, promulga un'altra enciclica da un incipit molto significativo, levate in circuito oculos vestros, alzate gli occhi, Europa, e guardate lo scempio che si verifica in Italia. Guardate, questo incipit non è casuale, perché è l'incipit che Federico II utilizzò per una sua enciclica per esprimere in termini reciproci lo stesso concetto. Guardate, scrisse
Federico II, levate in circuito oculus vestros, guardate lo scempio che sta facendo il pontefice romano della sua Chiesa. Subito dopo la scomunica nel 1239, questo fu l'incipit. Pio IX riprende evidentemente, come dire, a compensazione, vuole riassorbire l'onta di questa affermazione federiciana. È il Papa della Pastor Eternus. Alla vigilia della presa di Porta Pia c'è quest'altra fondamentale enciclica, che è l'enciclica della infallibilità papale. E poi c'è subito dopo Porta Pia, a pochi giorni, l'altra, la respicente Ses, in cui condanna questa occupazione abusiva, questo sfregio alla cristianità intera che veniva inflitta dal nuovo Stato italiano. E poi ci occuperemo anche dell'altra enciclica, quando il governo italiano cercherà in qualche modo di trovare una soluzione compromissoria con la legge delle guarentigi, sulle quali noi ci fermeremo rapidamente, che è il tentativo in qualche modo di riconciliare la nazione, in qualche modo anche di evitare che nel mondo si guardasse a questa scandalosa condizione di conflittualità in Italia, il Papa promulga una nuova durissima enciclica che è la Ubi Nos. Vi ho detto, sul fronte opposto c'è una democrazia parlamentare molto polifonica, posizioni radicalissime in un verso, radicalisti favorevoli, più concilianti. Intanto voglio anche aggiungere, ritornando per un momento al Papa, che la sua posizione eccitava molto il radicalismo. Pensate che quando ci fu la traslazione della sua salma nel 1881 da San Pietro a San Lorenzo, ci furono tumulti tali che la bara rischiò di essere scaraventata nel Tevere, e ci fu anche allora una grande risonanza internazionale, perché il governo italiano fu accusato di non aver saputo garantire in modo adeguato l'ordine pubblico. Insomma, un Papa chiuso, prigioniero nei suoi dogmi, che lo condanneranno alla sconfitta. Vi ho detto, sul fronte opposto, una democrazia parlamentare polifonica, ma in questa democrazia si erge una voce di forte anticurialismo e anticlericalismo, di intransigenza assoluta su questi temi, ed è la voce di Pasquale Stanislao Mancini. Forse ce n'era un'altra ancor più radicale, quella di Ferdinando Petruccelli della Gattina, che però, essendo giornalista, grande scrittore, brillantissimo, ma di minore, intanto di non formazione giuridica, e quindi di minore incidenza nel dibattito, le sue posizioni erano in qualche modo più marginalizzate. Ma quelle di Mancini, radicale, erano però posizioni, insomma, che avevano grande ascolto, anche se, come vi dirò, non grande successo. Perché diciamo subito che Mancini, che è stato ricordato uomo di grande successo, enfant prodige, potremmo dire, a 24 anni, duellava sui temi più spinosi della filosofia del diritto con un personaggio già di grande levatura, qual era Terenzio Mammiani, che a 31 anni è stato ricordato, era il leader della protesta antiborbonica, e che a 34 anni pronuncia quella famosissima, ormai citatissima, prolusione che lo renderà personaggio di grande notorietà europea. Mancini, uno dei pochi uomini del Risorgimento che ebbe grandissima notorietà. Ma anche Mancini, in qualche modo, finì per essere prigioniero dei suoi dogmi giuridici, grande giurista, e proprio il principio di nazionalità, che pure tanta fama gli ha procurato e tanta lunga vita, avete sentito le relazioni, proprio questo principio di nazionalità, del quale si potrebbe dire
utilizzando una metafora medievale, di questo principio Mancini fu signore e servo. Signore perché, insomma, fu lui che lo lanciò, ma poi finì per essere schiavizzato da questo principio, nel senso che questo principio lo condizionò molto anche nell'agire politico, proprio sul tema dei rapporti Stato-Chiesa, perché in breve questo principio lo portava a non poter ammettere che in uno stesso territorio potesse esistere una entità che non fosse quella di una libera e privata associazione, come tale totalmente assoggettabile al diritto comune. Insomma, due radicalismi, avrete ben compreso, il Papa da una parte e Mancini, che però non fu il vero, come dire, portabandiera poi nei momenti decisivi della posizione italiana. Potremmo dire due sconfitti, ma in qualche modo poi la storia, come tenterò di chiarire, insomma in qualche modo ricomporrà queste sconfitte. Potremmo dire, qui potremmo ricordare un bel pensiero di Croce, che ricorda che la storia marcia attraverso due ali, le ali del radicalismo, del conservatorismo, l'ala del radicalismo rivoluzionario, ma il moto vero alla storia è impresso e assicurato sempre dalle posizioni moderate che partono e si muovono dal mezzo, dice esattamente così Croce. Dunque, principio di nazionalità resta fondamentale anche nel rapporto Stato-Chiesa. È stato ricordato che Mancini è un antipositivista e nel duellare idealmente con la posizione del papato, giunge ad affermare che il principio di nazionalità nasce legge provvidenziale e divina a consacrare il diritto della nazionalità, quindi il diritto della nazionalità nasce come diritto divino. Insomma, dire questo al Papa nel momento in cui duella, e ancora di più, si fa interprete dell'essenza stessa del cristianesimo anche di fronte al Papa, perché afferma che questo principio di nazionalità, che vi ripeto non consente che ci sia in una realtà di Stato, di nazione che si è fatta Stato, non consente che ci sia nessun'altra posizione, e qui il riferimento è a Cavour, libera Chiesa in libero Stato, perché in uno Stato non ci possono esistere che altri soggetti, tutti totalmente assoggettati appunto allo Stato e alle sue leggi. E chiarisce che il principio di nazionalità nasce dalla ripulsa dello spirito pagano della tradizione romana e si afferma nel mondo proprio per l'affermazione della rivoluzione cristiana. Dice testualmente: nel mondo moderno è venuta operandosi una completa trasformazione sotto l'influenza dell'idea cristiana. E qui siamo, potremmo dire, all'anticipazione di un altro pensiero crociano, il celebre saggio, perché non possiamo non dirci cristiani. Quindi principio di nazionalità diventa architrave anche sul tema dei rapporti Stato e Chiesa. Il tema che mi è stato affidato è quello del rapporto del Stato e Chiesa dal separatismo di Cavour al giurisdizionalismo. Questo è un passaggio molto delicato. La formula cavouriana aveva il prestigio legato anche al prestigio massimo del suo autore. Cavour non c'era più, ma Cavour era un mito. E Pasquale Stanislao Mancini affronta questo problema. Ci sono due interventi parlamentari. Badate bene che Mancini era un grande oratore. I suoi discorsi parlamentari occupano 8 volumi, 8 grandi volumi. In un importante discorso, lunghissimo, lunghissimo discorso, dell'8 dicembre 61, quindi siamo nell'anno della nascita dello Stato unitario, pronuncia questo lungo discorso in polemica, badate, con il già ricordato Petruccelli della Gattina. Petruccelli della Gattina si era scagliato violentemente contro il principio cavurriano: ma come, che non può esistere libera Chiesa? Ma che significa libera Chiesa? Significa che torniamo al Medioevo,
dice Petruccelli, significa che ritorniamo al tempo, vedete come la storia poi marcia sempre, ritorna, ritorniamo al tempo della bolla in cena domini di Pio V, un altro papa, terribile papa, molto, potremmo dire, papo cesarista, se possiamo usare questo termine. E pensate che Mancini si fa invece difensore in quella sede del principio del principio cavuriano. No, ma come? In tutta Europa, nei grandi paesi. Però dopo aver fatto questa difesa, in questo lunghissimo discorso, poi passa al principio di nazionalità, che insomma confliggeva con questa formula, e scrive: sarebbe grave errore ostinarsi nella speranza di persuadere il pontefice. Sono ben lontano dal credere che per restituire Roma all'Italia, era stata fatta l'unità, Roma era ancora fuori dalla realtà unitaria, sia di ineluttabile necessità di un concordato col pontefice. Non vi ha bisogno di mendicare concessioni e trattati. A noi basta il principio di nazionalità. Già in questo discorso, nel quale si era molto diffuso nel contestare Petruccelli della Gattina, poi scivola in quello che è il suo vero architrave, l'architrave del suo pensiero. Ma non passano che pochi mesi e insomma Mancini chiarisce definitivamente qual è la sua vera posizione su questo tema. Ancora una volta è Petruccelli della Gattina che gli offre l'occasione, fa una interpellanza per sottolineare la necessità di vietare ai vescovi di muoversi dalle sedi senza l'autorizzazione regia. Mancini era ministro nel brevissimo tempo in cui era ministro dell'istruzione, e Mancini interviene dicendo: anch'io mi professo tenero della splendida massima libera Chiesa in libero Stato, ma se i miei voti affrettano il giorno in cui potrà questa massima astratta diventare concreta, non dobbiamo però dimenticare che per ora i rapporti tra Chiesa e Stato non potranno riposare sul principio della loro comune libertà. Questo per ora, per Mancini, sarà per sempre, anche perché bisogna dire che nel frattempo la posizione vaticana del pontefice non favorirà aperture. Quindi questo è il quadro dei rapporti Stato-Chiesa in una, configurazione, in una valutazione, in un'analisi, di tipo generale. Ma detto questo, io vorrei passare alla verifica dei comportamenti rapidamente nelle singole azioni di Mancini, nei ruoli importanti che è stato ricordato che Mancini giunge esule a Torino e lì si rinverdisce il mito di Giannone. Giannone era morto nelle carceri torinesi un secolo prima che Mancini vi arrivasse. E Mancini ebbe tra l'altro il grande merito di scovare negli archivi degli inediti manciniani, tra i quali l'autobiografia. E qui insomma lui fa una cosa meritoria, ma incorre anche in un piccolo incidente con l'editore, perché si impegna a fare l'introduzione, le note, e gli editori si precipitano a stampare tutto, passano 7 anni e Mancini non ha dato nulla. E allora gli editori dicono: ma noi teniamo immobilizzati 15.000 lire di allora, comprensivi anche del compenso, aggiungono, dato a Mancini per questa opera, se ci vediamo costretti a pubblicare. Difatti furono pubblicati, nonostante che nel frontespizio sia scritto l'introduzione di Mancini, ma l'introduzione non c'è, e lui rinverdisce così questo mito giannoniano. Giannoni diventa il suo punto di riferimento, anche se voglio dirvi subito che Giannone era più moderato di Mancini, intanto perché Giannone si professava cattolico, lo scrive nella sua autobiografia, dice: mi perseguitano gli sgherri, mi spiano per vedere se vado a messa nei giorni festivi, se il precetto pasquale. Dice: ma io non solo faccio questo, ma vado spesso a messa anche nei giorni feriali. Cioè, ciò nonostante mi accusano che tutto questo è opera di dissimulazione.
Quindi c'era questa differenza, ma poi c'era anche un'altra differenza, perché il Giannone giurisdizionalista non era stato nel Settecento la voce più anticurialista, era stato superato in questo da un altro intellettuale napoletano, che era il Caravita, Niccolò Caravita, che scrisse un celebre opuscolo sul Nullum Ius, nessun diritto ha il pontefice romano sul regno di Napoli, che la eroina del 99, la Pimentel Fonseca, tradusse in italiano con una notazione nell'introduzione dicendo: ma qui Giannone è Giannone, Giannone era anche lui ormai insomma un mito, però il vero alfiere delle posizioni più autenticamente, diciamo, regaliste non è Giannone, ma è Caravita. E a dimostrazione, la vicenda del Regno di Napoli nei rapporti con la Chiesa è stata sempre complicata anche da una questione storica molto rilevante. Il Regno di Napoli nacque come feudo formalmente della Chiesa. C'era un atto formale di avvassallamento. E questo avvassallamento comportava che ogni anno il re di Napoli dovesse pagare un censo e portare la chinea, il cavallo bianco, al Papa. E questa liturgia e questa obbligazione, pensate, si spense proprio in quegli anni. Vedete come la storia si carica e poi i nodi giungono al pettine. Perché soltanto nel 1855 il Papa, fu una delle poche occasioni di apertura e di concessione di Pio IX, consentì alla fine di questa obbligazione, costringendo il penultimo Borbone, il Ferdinando II, a pagare le spese per la costruzione dell'obelisco in Piazza di Spagna ad un anno dalla proclamazione del dogma dell'Immacolata. Nel 1855 10.000 scudi servirono per realizzare quell'obelisco e per porre fine formalmente a questa condizione di avvassallamento. Nell'avvassallamento, voglio aggiungere, c'era però, perché era un intreccio, c'era la condizione di vassallaticità del re, però il potere temporale aveva acquistato anche una ingerenza nelle nomine ecclesiastiche attraverso l'istituto della legazia apostolica. Pensate che la legge delle guarentigie, del quale dovremo rapidamente parlare, sarà solo la legge delle guarentigie nel 1871 che abolirà la legazia apostolica. Vedete, quindi si finisce la vassallaticità, ma si recide anche l'ultimo intreccio del potere temporale negli affari della Chiesa. Insomma, Mancini si muove su questo filo con una serie di non fortunate iniziative. Rattazzi lo incarica nel 52 di preparare una legge sull'abuso del clero, e Mancini fa una legge insomma tiratissima, e Rattazzi la mette da parte e ne fa approvare un'altra. E poi c'è tutto l'intervento di Mancini, e questo meriterebbe davvero un capitolo che io mi auguro di poter sviluppare nella relazione scritta, se il Comitato insomma ci darà questa occasione. E c'è tutto il capitolo di Mancini che diventa consigliere di luogotenenza per il Mezzogiorno, per gli affari ecclesiastici e di giustizia, e lì emana quei famosi 7 decreti che sono insomma sconvolgenti. Non hanno avuto un significante ruolo anche, vorrei dire, nell'aggravamento della questione meridionale, perché intanto la requisizione e la vendita successivamente, fatta poi nel 67, finì per realizzare la concentrazione, lo spostamento dei beni ecclesiastici nelle mani di un ristretto ceto agrario, con grave danno per la popolazione, perché che su quei terreni godeva di antichi usi civici. Insomma, la cosa è molto complessa. Un giudizio storico di due storici come Emilia Morelli e Gabriele De Rosa conclude dicendo che Mancini in quella vicenda si è mosso come un elefante in cristalleria, che forse è un po' esagerato, ma insomma Mancini, il suo radicalismo, lo mise tutto in questa attività, in questo suo impegno, perché è uno dei pochi impegni di responsabilità diretta che ebbe nella funzione, nel rapporto
diciamo, con la Chiesa. Ma rapidamente la legge delle quarantigine. Lo Stato italiano porta Pia, viene quindi Roma, viene annessa al Regno, diventa capitale d'Italia. Il governo ha fatto questo grande strappo, avverte la necessità politica urgente di creare un clima di riconciliazione, anche per ragioni internazionali. E così viene avviato il varo della legge delle quarantigie, che doveva essere, come sarà, una legge che garantiva al pontefice, pur ormai privato del potere temporale, garantiva alcune, diciamo, prerogative. E già su questa parola, che è la parola del primo titolo della legge, guardate, la legge è brevissima, è una legge di 19 articoli, non gli articoli di oggi, articoli brevissimi. Mancini parlerà su questa legge occupando, negli atti parlamentari, 307 pagine. Una opposizione puntuale e puntigliosa, anche alluvionale, in cui attacca tutto. Prerogative, ma come? Parliamo di prerogative. Questo è un termine che, insomma, può essere attribuito soltanto nei rapporti tra gli Stati. E poi la persona del Papa è dichiarata inviolabile. Ma come? L'inviolabilità significa l'assoluta, diciamo, insuscettibilità di sottoposizione alla legge comune. E poi un'altra espressione, gli sono resi onori sovrani, insomma. Poi c'è tutta la parte più concreta, i palazzi che vengono riconosciuti nella extraterritorialità, viene riconosciuto il diritto alla gendarmeria, insomma tutte cose che stridevano con il principio di nazionalità e della unicità di un potere. Quella era una forma, un compromesso, ma Mancini, prigioniero del suo, come dire, dei suoi dogmi giuridici, del suo rigore giuridico, non lasciava spazi di disponibilità a queste ipotesi, diciamo, transattive. Alla posizione di Mancini, il tema, come comprendete, è affrontato qui, insomma, a volo di uccello, corrispose in modo reciproco la posizione del Papa. A due giorni, la legge delle quarantigie è del 13 maggio del 1971, il 15 maggio parte questa enciclica papale, la Ubi Nos, che è la riaffermazione piena, totale, della imprescindibilità del potere temporale dei papi. Se si leggono insieme la Ubi Nos e la celebre enciclica di Bonifacio VIII, la Unam Sanctam, del 1302, sono assolutamente comparabili. E c'è anche tutta, perché insomma, c'è tutta una questione giuridica sui poteri, la radice, l'origine del potere temporale. Per lungo tempo la Chiesa si era avvalsa della donazione di Costantino come titolo, ma un grande papa giurista come Innocenzo IV capì che era una posizione debole, perché la donazione era una concessione del potere imperiale, e Innocenzo IV, che era un grande giurista, nel 1245, insomma, dice no, ma questo è invece è un originario diritto della Chiesa, che insomma ha avuto momenti diversi, Costantino, ma insomma, non è a Costantino che si deve il potere temporale. Insomma, la posizione del Papa è la più intransigente che si potesse immaginare, una ripulsa netta di questo saggio tentativo, perché il tentativo era saggio, ed ebbe poi, insomma, la storia ha dato ragione a questa posizione, e insomma in qualche modo valse nel tempo, non nell'immediato, insomma, ad alleggerire la forte tensione. Ci sono altri episodi del radicalismo di Mancini, ma io veramente voglio concludere per essere assolutamente ligio. Noi potremmo dire che Mancini, che è vittorioso su tante cose, insomma, era un personaggio esuberante, molto pieno di sé, insomma, un nato vincente su tutti i fronti, e ve li ho già ricordati. Però su questo Mancini segna il passo. Segna il passo, e dobbiamo dire che se le sue posizioni fossero, in quel tempo, fossero state
Accolte la deflagrazione tra Stato e Chiesa sarebbe stata ancora più clamorosa, poi conoscete gli sviluppi. Ma siccome nel pensiero di questi personaggi complessi, tra l'altro fluviale, come abbiamo detto, alluvionale anche nella quantità delle cose, c'è di tutto, ci sono espressioni di una durezza, quando per esempio Minghetti tentò degli approcci di conciliazione, Mancini gli si rivolge così: ogni avvicinamento al potere delle tenebre che sarebbe mortale, sarebbe rinnovare la tirannica crudeltà dell'antico Mesenzio, il quale condannava i vivi, cui voleva infliggere un supplizio agli impuri e tormentosi amplessi di putrefatti cadaveri. Siamo alle metafore terrificanti. Mesenzio, come sapete, era l'alleato di turno contro Enea, il personaggio virgiliano. Però in Mancini si trovano anche espressioni poi, insomma, più moderate, e io vorrei concludere con questa citazione di una sua affermazione nelle prelezioni, quando tenne la prelezione qui a Roma, all'Università di Roma. Il capo della Chiesa dovrebbe sentirsi felice, disciolto dall'impaccio del profano connubio che aveva da secoli debilitata la morale influenza del cattolicesimo, offuscata la purezza della sua dottrina, scemata fede ed autorità alla santa parola. Beh, questa affermazione, insomma, depurate appunto tutte, al netto delle altre asperità, io credo che possa oggi trovare una concordia generale. La Chiesa ha stentato ancora dopo ad abbattere anche i segni della sua temporalità. Come sapete, la tiara che rappresentava con le tre corone la funzione del pontefice, padre dei re, reggitore del mondo e vicario di Cristo, la tiara è stata abolita soltanto nel 1963, l'ultimo è stato Paolo VI, Wojtyła poi ha abolito la sedia gestatoria, e insomma possiamo dire che oggi un'affermazione come quella che ho letto potrebbe ben essere sottoscritta. E se Pio IX amava definirsi parroco di campagna, il contrasto tra le due posizioni, e il nostro attuale pontefice ama definirsi, o è stato definito, parroco del mondo, io credo che, insomma, il parroco del mondo, che ha fatto tra l'altro della misericordia la cifra del suo pontificato, potrebbe riabilitare Mancini, perché queste affermazioni di Mancini credo possano ritrovarci tutti nella convinzione che è stato un gran bene la fine del potere temporale. Grazie. Si parla di conclusioni, beh, io direi chiusure più che conclusioni. Ormai intanto in relazione all'orario del pasto, che a Roma è molto elastico, quanto al fatto che siamo a 3 ore e mezzo di discorsi così impegnativi per chi li fa e per chi li sente. Quindi mi limiterei solo ad alcune osservazioni che mi parrebbero essenziali. Questo convegno mi pare che sottolinei una doppia, no, in realtà è una plurale personalità di Mancini, ma anche dal punto di vista dei nostri studi
di un doppio aspetto molto saliente. Lui è uomo delle istituzioni e l'uomo dell'applicazione delle istituzioni nel campo della giustizia amministrativa. È sintomatico che lui arriva a Torino nel 48, l'anno dello Statuto Albertino, e la sua attività successiva sottolinea in modo, direi, molto marcato la posizione che la legislazione del 1865 aveva rispetto allo Statuto Albertino. Per quel che riguarda specificamente il famoso allegato E, che è il pane quotidiano che si occupa di diritto amministrativo, e molte volte è stato detto che è un testo sostanzialmente costituzionale. Direi è un testo sostanzialmente di attuazione della Costituzione e quantomeno di applicazione della Costituzione. Perché se noi andiamo a vedere come l'allegato E, nel quadro, nella formazione del quale c'è il famoso Keynes, si rassegna più volte evocato oggi. Bene, se andiamo a vedere come è fatto questo allegato A, è fatto di una legislazione, di un fattore presupposto che non emerge, ma è quello che domina, il potere dell'amministrazione. Di un... denunzione di diritto soggettivo, nulla di trascendentale, nulla della grande letteratura tedesca di metà Ottocento, semplicemente voleva dire un interesse che è tutelato dalla legge come limite di poteri che sono il presupposto. Segno il passaggio verso la monarchia costituzionale, che poi ci metterà quasi un parecchi decenni a diventare poi una monarchia anche parlamentare. In questo quadro, dove troviamo un legislatore, un procedimento legislativo, una legge, è lo Statuto Albertino. Quindi non si riesce a capire fino in fondo la legislazione del 1865 se non la si vede in prospettiva rispetto a quello che, da cui nettamente deriva. Quindi il Mancini che arriva a Torino nel 48 e si trova di fronte al problema del sviluppo di questi istituti, metterli in azione. In fin dei conti, se la legislazione in quell'ottica, lo Statuto Albertino e quantomeno limitazione dei poteri, siamo ancora molto in anticipo alla necessità del fondamento legislativo dei poteri amministrativi, comunque se c'è questo nesso, ecco, possiamo dire che l'intera legislazione del 1865, non solo lo statuto e l'allegato E, sono l'attuazione, lo statuto Albertino in marcia, in una lunga marcia che verrà dopo. Noi amministrativisti ci occupiamo prevalentemente di giustizia amministrativa in riferimento ai testi antichi, ci occupiamo di quello che leggiamo nella Gazzetta Ufficiale di leggi moderne, forse cerchiamo anche di dare una sistemata a quello che leggiamo con esito vario. Comunque, se rileggiamo in questa prospettiva l'allegato E, mi pare che dovremmo ricavare due indicazioni che esprimono nel modo più sintetico possibile. Quel che conta è il rapporto tra potere e diritto. È nato come piena pietra la giurisdizione civile. Bene, la giurisdizione civile coincide, al contrario, con i limiti dei poteri dell'amministrazione. Il che rende piuttosto faticoso, difficile di comprensione, che quando noi trattiamo oggi i problemi della discriminazione di giurisdizioni, ricordiamo una figura che non c'entra per niente, e cioè con l'interesse legittimo. Evidentemente noi giochiamo sulle situazioni giuridiche e soggettive e siamo andati molto verso l'irrealtà. Vogliamo pensare che questa meravigliosa costruzione, che è la giurisdizione amministrativa, tempio in questo palazzo,
ce la siamo ambientata solo perché il giudice civile non può capire gli interessi legittimi. E è possibile, facciamo questo, questo sforzo perché, perché c'è un interesse legittimo che è diverso dal diritto soggettivo. Non mi pare che questo sia conforme alla natura delle cose. Abbiamo inventato questo edificio, abbiamo costruito questo edificio perché abbiamo voluto delle regole all'esercizio del potere delle amministrazioni, e queste regole sono totalmente, strutturalmente diverse da quelle che regolano i rapporti potere e diritto. Non è più l'ordinamento che con la legge dà a ciascun suo soggetto quei che su valutazioni politiche spetta loro, il pubblico e il privato, è un ordinamento, sono norme, usare solo questo termine, che riguardano come l'amministrazione deve esercitare i suoi poteri, e cioè nel modo assolutamente finalistico rispetto alla ragione di fondo per cui l'ordinamento ha attribuito ai soggetti di amministrazione poteri unilaterali. E il secondo punto è che, mettendo in prospettiva lo Statuto Bertino e l'allegato E, e in genere la legislazione del 1865, vi è fuori un fortissimo nesso tra gli istituti dello Statuto Albertino e il dopo costituito dalla legge. Perché il giudice civile è nel quadro dello Statuto Albertino è il giudice dei diritti soggettivi? Per una qualità di questi diritti soggettivi come situazione, o perché nella visione dello Statuto Albertino e dell'allegato E la tutela dei diritti è data dalla legge? È chiaro che la legge, l'allegato E ignora totalmente i problemi della legittimità del provvedimento. Questo lo dice nella norma sulla, viene fuori nella norma sulla disapplicazione, quando oppone i regolamenti non solo locali ma anche quelli governativi sotto l'impero della legge, e quindi non sono mai considerati come fonte di legittimità e legittimità dell'azione amministrativa. Forse c'è un punto che dobbiamo meditare: se c'è una connessione così stretta, io non conosco diritti soggettivi che nascono dal regolamento. Se c'è una connessione così stretta tra diritti soggettivi, giudice civile e legge, mentre non c'è per quel che non sono diritti soggettivi, chiamiamoli pure interessi legittimi, forse dovremmo fare un'analisi della natura di quelle leggi primarie che pur regolano solo l'esercizio dei poteri dell'amministrazione, non regola equilibri, non dettano assetti tra i soggetti dell'ordinamento. E forse ci sarebbe necessario un incontro con i costituzionalisti, perché se loro operano sulla gerarchia delle fonti, noi forse potremmo dargli abbastanza del materiale da studiare con le nostre teorie delle situazioni giuridiche soggettive. Ma evidentemente questo è tutt'altro discorso. E chiedo scusa e grazie. Grazie il professor Romano per una lezione breve su quello, su quella che è la nascita del diritto amministrativo e su quelli che sono i rapporti, queste volte misteriosi, tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Io ringrazio tutti per il modo in cui avete assistito, ma penso che questa occasione di celebrazione sia anche un'occasione per noi di crescita e di riacquistare il senso della via del ritorno. Ritornare alle nostre origini vuol dire riscoprire le nostre comunità,
quelle che esistevano un tempo e che purtroppo il terremoto ci ha portato via. Vi ringrazio e dichiaro chiusi i lavori. Grazie Presidente. Grazie a lei.